Buongiorno, buon lunedì e bentornati all'Aria che tira. Giuseppe Conte è di fronte ad un dilemma: arroccarsi a Palazzo Chigi con rischio di cadere questa settimana, la prossima, quella dopo, insomma, con rischio di governare sotto ricatto o di mettersi con rischio di non tornarci mai più a Palazzo Chigi, intendo. In tanti gli dicono di stare tranquillo, gli dicono: Giuseppe, dimettiti, fai un nuovo governo con nuovi equilibri e tutto si sistema. Lui però non si fida e forse ha ragione, ma ha anche ben poche alternative, perché Di Maio ieri ha piantato i suoi paletti, ha detto: la prescrizione non ci tocca, chi dice no a Bonafede dice no anche al governo e abbiamo solo 48 ore per trovare una soluzione. Ma dietro la difesa del governo c'è anche un ultimatum al Presidente del Consiglio: o la soluzione la trovi tu o il gioco cambia, gli è stato detto. La soluzione ancora non c'è, intanto il tempo passa, perché le 48 ore di Maio stanno rapidamente diventando 24. In realtà di tempo ne è passato ben di più, perché diciamocelo francamente, questo balletto va avanti da un mese e mezzo e nel frattempo però il virus non si ferma e i vaccini, la nostra soluzione, si sono bloccati. Insomma, vi dico la verità, la mia sensazione è che più diciamo che non c'è tempo da perdere e più tempo si perde. Più vi chiediamo a voi nei palazzi della politica di fare presto e più traccheggiate. Adesso basta, per favore, datevi una mossa. Sigla. Distribuzione dei vaccini. È stata bloccata la consegna di alcune dosi. Come finirà questa vicenda? Secondo me vedremo un aumento cospicuo a partire da aprile maggio in poi. La multinazionale Pinco Pallino ci sta fregando. Bene così. In questa fase, con non poche difficoltà, l'RT tende a diminuire. Da quando il governo è andato in crisi, l'epidemia paradossalmente è andata meglio. Conte non ha più una maggioranza. Se nei prossimi giorni si trova la maggioranza, bene. È difficile trovare gli aggettivi appropriati. Se no sono il primo a dire stiamo scivolando verso il voto. Un governo debole e piccolo nei numeri non può gestire le grandi sfide che abbiamo davanti. Se loro sono succubi di Salvini e della Meloni, si apre un grande spazio politico. Il passaggio dalla nostra regione in zona arancione. Erano presenti alcune incongruenze nei dati della regione Lombardia. Non è stato un errore nostro. Che la regione stessa ha corretto. La regione Lombardia ha sempre mandato dati puntuali, precisi e corretti. Non sono più a mio agio con le stime. Un danno enorme per la nostra regione. Allora, signori miei, ci eravamo lasciati con l'idea che insomma il peggio fosse alle nostre spalle, ma non è così. Sono ore cruciali, ve l'ho detto in apertura, sono le ore in cui Conte deve trovare una soluzione molto rapidamente. Oggi però sono anche 5 anni da quel maledetto giorno in cui Giulio Regeni fu rapito, poi torturato e poi ucciso dal regime egiziano. E la verità è ancora molto lontana, le falsità sono ancora attorno a noi, i depistaggi anche. Oggi parla il nostro presidente Sergio Mattarella e dice: l'azione della Procura della Repubblica di Roma, tra molte difficoltà, ha portato a conclusione indagini che hanno individuato un quadro di gravi responsabilità che presto saranno sottoposte al vaglio di un processo. Per le conseguenti sanzioni ai colpevoli ci attendiamo piena e adeguata risposta da parte delle autorità egiziane, sollecitate a questo fine senza sosta dalla nostra diplomazia. Molto duro il presidente, ma molto vere le sue parole. Ce l'attendiamo davvero che si vada finalmente avanti. Allora, torniamo a noi. Vedo già collegato con noi Maurizio Molinari, direttore di Repubblica. Salve Maurizio, sono molto contenta che tu sia con me, perché la situazione è davvero molto molto confusa. Maria Giovanna Maglia, giornalista, volto storico della RAI, ma non solo ormai nella sua vita. Danilo Toninelli, che come sapete è stato ministro del Conte 1, è senatore. Oggi mi dovrà spiegare un sacco di cose, compresa quello che ha detto ieri Di Maio, che mi pare che abbia messo dei paletti molto precisi ieri Luigi Di Maio, anche sul tema Bonafede, prescrizione. Insomma, ha detto una frase che poi vi farò anche risentire, ma davvero che non lascia spazio ad equivoci
Il Movimento 5 Stelle non sarà donatore né di organi né di sangue per questo governo, insomma, non una roba da poco. Detto questo, vedo già Piazza del Popolo affollatissima con i ristoratori, ci arriveremo nel corso della puntata, c'è lì con loro Claudia Andreozzi, sono arrabbiatissimi, lo sapete bene, insomma, è ormai su e sono anche tantissimi, anche preoccupatissimi, perché tutto questo, i ristori 5, una di quelle cose che ballano, perché poi, perché parliamo in continuazione del governo, c'è o non c'è, si dimette, perché ci sono cose molto serie che ballano in questi giorni, compreso il Ristori 5, che dovrebbe dare qualche risposta a quei signori là che non ne possono più. C'è anche Milluzzi in giro per i palazzi e mi deve raccontare un po' di cose, perché stamattina un po' di cose stanno capitando. Anzi, aggiornami al volo, Milluzzi, così poi parto da Maurizio e capisco un po' qual è secondo lui l'evoluzione delle prossime ore. Andrea. Mirta, sì, buongiorno. Due cose al volo. L'attività parlamentare, paradossalmente, mentre magari le piazze si riempiono, è abbastanza stoppata dalla crisi di governo, ma i protagonisti di questa crisi di governo invece lavorano alacremente. In questo momento a Palazzo Chigi, a pochi metri da noi, il presidente Conte sta incontrando Confindustria, mentre il leader del PD, Nicola Zingaretti, sta incontrando i sindacati. E ovviamente il tema è il recovery plan, i soldi che dovrebbero tirarci fuori come paese da questa situazione di stagnazione. Ma gli occhi sono puntati, come dicevi giustamente tu, sul pomeriggio e soprattutto su domani, per capire se il Premier Conte cederà, insomma, ai consigli della maggioranza di presentarsi al Quirinale dimissionario e provare a fare un nuovo governo Conte Ter oppure no. Noi seguiremo la mattinata politica, ovviamente cercando i protagonisti e vedendo un po' quale sarà il clima che ci prepara allora, a questa 48 ore, diciamo, allora, forse speriamo oggi mi decisive. Devi beccare Labinetti, vai a Santivo, non ti far dare buca da Labinetti, che oggi me la devi portare, che ha fatto un'intervista clamorosa stamattina a Labinetti. Allora, caro Maurizio Molinari, mi verrebbe da chiederti, il governo ci è o ci fa? Perché pare che ci faccia, nel senso che stanno lavorando, facendo finta di niente, però se capisco bene, veramente Conte alle ore contate rischia domani di doversi dimettere. Che idea ti sei fatto? Ma l'idea è che la linea rossa è giovedì il voto sulla riforma della giustizia, buona fede, perché in assenza dei renziani la maggioranza semplicemente non c'è. A questo punto l'interrogativo è: riuscirà il Presidente del Consiglio a trovare una pattuglia di centristi per sostituire i renziani? Che è un po' lo stesso interrogativo che abbiamo vissuto la scorsa settimana. Se lui riesce, e in queste ore credo che li stia ragionevolmente cercando, a quel punto potrebbe andarsi a dimettere per fargli entrare formalmente nella coalizione del Conte. Scusa, dimmi del una cosa, perché io quando tu parli ho sempre la sensazione che tu abbia qualche notizia in più, ma il fatto che si voti giovedì e non mercoledì, già lo sai, perché avevo capito che ancora dovevamo saperlo se si votava giovedì o mercoledì. Certo, penso che loro tenderanno a spostarlo a giovedì per avere un giorno in più per capire che caspita fare, però tu già sei sicuro che è così? Ma sì, noi sapevamo che la scorsa settimana abbiamo terminato immaginando il voto mercoledì, poi in realtà il voto pare sia slittato ragionevolmente a giovedì, appunto per dare un giorno in più di manovra al Presidente del Consiglio. Io credo che il vero nodo in queste ore da sciogliere è se questi 6 o 7 centristi pronti a votare per il Presidente del Consiglio esistano o non esistano. Se ci sono... No, naturalmente lascialo a quel punto là, Maria hanno Giovanna. L'ambizione di essere considerati. No, scusa Maurizio, ma è comparso un gatto. Io quando compaiono gli animali considero una delle poche cose buone di questo periodo della mia conduzione a distanza, che incontro animaletti meravigliosi. Quindi sono ben contenta quando li vedo. Scusami, perdonami, ti ho interrotto, Maurizio. Allora, il punto è se questi centristi ci sono o non ci sono. Se questi centristi ci sono e vengono identificati dal Presidente del Consiglio, hanno ragionevolmente l'ambizione di essere considerati come un partito e quindi c'è lo scenario delle possibili dimissioni di Conte per poi formare un Conte Ter all'interno del quale ci sarà anche questa compagine. Questa è la direzione nella quale sembra che lo stiano spingendo i due maggiori partiti della maggioranza e il PD e 5 Stelle, anche se ci sono delle esitazioni. Di chi sono le esitazioni? Dello stesso Conte, esatto, che teme ovviamente che una volta presentate le dimissioni possa scattare nei suoi confronti una trappola da parte di chi non lo vuole ancora tenere a Palazzo Chigi.
Esattamente così, mi pare che Conte freni molto su questo tema, perché pensa, una volta che io sono andato lì a dare dimissioni, chissà cosa può capitare. Ora sento naturalmente la maglia e sento anche Toninelli sul tema 5 Stelle, che diventa crucialissimo direi in queste ore, però vi faccio vedere come sono questi tre giorni del Conte, non del Condor, guardate. Non si pensi che il tema di Bonafede sia solo Alfonso Bonafede e il Movimento 5 Stelle, cioè... Il voto di mercoledì o giovedì che sia è un voto sul governo. Qui abbiamo 48 ore. Il giorno del giudizio si avvicina. Conte e i suoi hanno meno di 2 giorni per trovare i numeri. 3 se il governo riuscirà nel tentativo di far slittare di 24 ore il voto in Senato sulla relazione Bonafede. Io ho votato contro la fiducia al ministro Bonafede. Non ho motivo di cambiare opinione, salvo che il ministro porti una relazione che riveda profondamente i principi di allora. E se la volontà di uscire dalla crisi c'è, quello che manca sono i volenterosi. Il governo, a una settimana della fiducia risicata, rischia di andare sotto con i numeri, su un tema divisivo come la giustizia. Se c'è una crescita dei numeri attorno a questo governo, è evidente che si può andare avanti, ma non è che noi vogliamo andare avanti a dispetto dell'aritmetica. Se nei prossimi giorni si trova la maggioranza, bene, se no sono il primo a dire stiamo scivolando verso il voto. Conte sembrava avere tutto sotto controllo, ma al momento mancano sia i responsabili che i volenterosi. Per il PD Conte rimane il punto di equilibrio di una coalizione senza il quale non rischia di non esserci più la coalizione. Noi tra Renzi e Conte scegliamo Conte. E mentre PD e Movimento 5 Stelle continuano a difenderlo, la strada delle dimissioni, prima del voto, che apre le porte a un Conte Ter, sembra ormai inevitabile. Io penso che la possibilità di rafforzare la maggioranza c'è, ma passa attraverso... un governo nuovo. Quando si apre una crisi, però, si sa come comincia e non si sa come finisce. Si innescano delle forze che non sono più controllabili quando si apre una crisi e io credo che il voto in questo momento metta a dura prova gli italiani, le aziende italiane e i grandi problemi che abbiamo. Allora, scusa Maria Giovanna, però vado direttamente da Toninelli perché le voglio fare una domanda proprio terra terra, Toninelli, perché la politica è a mille strade, però la matematica non è un'opinione. Io ho delle certezze su questo voto di mercoledì o giovedì secondo Maurizio, e cioè Nencini vota no, perché Nencini ha detto tutto, ma io sul garantismo non faccio un passo indietro. Casini vota no, persone che me l'hanno detto qui in diretta. Sandra, Leonardo, Mastella vota no e so 3. Dubito che Liliana Segre, sinceramente a 90 anni, riscenda a Roma per la seconda volta per votare Bonafede e tra l'altro insomma sempre che venga vaccinata, perché ancora non è stata vaccinata, cosa che peraltro vorrei fare un appello, perché direi che sarebbe il caso di vaccinare la nostra memoria, così lo volevo ricordare. Dopodiché mi pare che Italia Viva insomma sia fortemente orientata a votare no, a non ad astenersi. Mi pare che non ce n'è questa votazione in aula su Bonafede, o no? Innanzitutto io ricorderei a chi ci segue che quella situazione qua così complicata del paese, del governo, del paese, è colpa, non è di, colpa Renzi. Di Conte. Non è colpa neanche del Movimento 5 Stelle, ma è colpa di qualcheduno che ha fatto e sta facendo ancora dei calcoli di natura personale. E io veramente sono sconvolto. Io adesso metto un cartello, oggi... Toninelli, metto sì, il cartello. Facciamo vedere un cartello. È tutta colpa di Renzi, però ora che facciamo? No, ma non... Allora, è colpa di chi non si assume la responsabilità di lavorare nei palazzi importanti della politica per il bene delle persone che stanno al di fuori di questi palazzi. È ovvio che però in democrazia contano i numeri. Il Presidente del Consiglio, io ero in aula, ha fatto un appello importante. Non ha detto che dà poltrone, non ha detto che dà incarichi, non ha detto che dà favori o controfavori. Ha detto persone responsabili, noi siamo... un governo con il motore acceso, abbiamo una credibilità, abbiamo pronto la campagna vaccinale, stante il fatto che stiamo facendo un braccio di ferro con chi sapete voi che devono produrre i vaccini. Abbiamo fatto lo scostamento di bilancio, pronto il decreto ristori. Questo fine settimana si sono fatte delle riunioni per le specifiche del decreto ristori 5 per quelle persone che in questo momento sono in Piazza del Popolo. Stiamo andando avanti a lavorare, ma non ci svendiamo certamente per 3 o 4 persone che appoggiano il governo, ma lo fanno sotto ricatto. A questo punto è meglio andare a votare.
Ah, ok, quindi insomma, se queste persone cominciano a dire così non possiamo andare avanti, a me Nencini mi ha detto, se non mi manda a buona fede un pezzo di carta con un cambiamento, praticamente un'inversione ad U sulla sua politica giudiziaria, diciamo, io non voto, perché questi per me sono principi irrinunciabili. Io posso dirle una cosa, sì? Allora, il Movimento 5 Stelle nasce, o l'embrione del movimento, con il famoso V-Day del 2007, dove abbiamo raccolto centinaia di migliaia di firme per il Parlamento pulito, vie condannati, ma oggi gli organismi europei hanno tecnicamente giudicato in maniera positiva alcuni provvedimenti. No, ma io non voglio mettere in discussione questo. Di anticorruzione. Questo significa che di prescrizione non se ne parla, di anticorruzione non se ne parla, perché è un paese che ha bisogno ancora di governi e di forze politiche forti contro le mafie, contro la corruzione e contro la disonestà. Allora, facciamo una cosa, Maria Giovanna, ti faccio sentire anche Di Maio su questo, perché è abbastanza importante. Ieri ha usato parole di chiarezza sul tema da Lucia Annunziata di pomeriggio. Fatemelo vedere. Un tema strisciante su questo voto di mercoledì, che è la prescrizione. In questo paese chi perde tempo nel processo la fa franca. Noi da gennaio abbiamo abolito la prescrizione. Ora, è strisciante questa cosa, ma se Bonafede la rimette, noi gli votiamo la relazione. Questo. Io voglio dirlo chiaramente, il Movimento 5 Stelle non sarà né donatore di sangue né donatore di organi per questo governo, perché per quanto ci riguarda la prescrizione è un tema di giustizia sociale. Allora, mi pare che su questa cosa Maria Giovanna si scontrino davvero due monti, per quanto responsabili siano responsabili, per quanto qualcuno voglia tenersi il posto a tutti i costi, effettivamente a un garantista incallito fargli votare quella roba lì, secondo me è complicata. Allora, intanto comincio a sentir parlare di voto come possibilità quando fino a qualche tempo fa era peggio del demonio, vero? E quindi questa è anche una cosa da registrare, l'ho sentito dire da Di Maio, l'ho sentito dire ora da Toninelli, meno male, perché il voto non è una cosa che non si, a cui non si possa far ricorso. Per quanto riguarda, e poi ricordo anche ai dirigenti dei 5 Stelle che a Renzi devono il fatto di essere al governo da un anno e mezzo circa, quant'è? Quindi, come dire, quando a tordi e quando a grilli, si dice a Roma, è capitato che decidesse di svolgere un ruolo contrario. A proposito della prescrizione, tu dici una cosa estremamente giusta, secondo me. Se c'è qualcosa di cui questo disperato paese non ha bisogno, e di norme ancora più giustizialiste. Al contrario, ha bisogno di grandi riforme garantiste. Quanto alla lentezza della giustizia, per cui sarebbe stata giustificata l'abolizione della prescrizione, voglio dire solo due cose. Quando io nel gennaio del 2019 ho visto che la Lega si piegava alla prescrizione a condizioni di riforma della giustizia, ho capito che quel governo stava andando verso la deriva, perché non si poteva fare una cosa così sbagliata. La prescrizione è un tappo, la prescrizione è, come si dice a Roma, ci avevo messo una pezza, ma non puoi certo imputare né agli imputati, né agli indagati, né agli imputati, e nemmeno ai loro avvocati, la lentezza della giustizia. Allora, prima ti occupi di rendere la giustizia più agile, poi decidi che si possa fare a meno di un tappo come la prescrizione, non l'esatto contrario. Io ritengo riforme, che uno dei principali problemi di questo paese sia il giustizialismo. Volevo dire le riforme che peggiorano la situazione, non la No, guardi, forse io non le sono garantista. La prescrizione, il blocco della prescrizione è per garantire ad uno che si possa difendere e a qualcuno d'altro che lo possa accusare, perché il blocco della prescrizione significa che sei innocente o che sei colpevole. Però posso darvi una brutta notizia, scusatemi, Toninelli e Maglie, il discorso nel merito neanche ci sarà, perché non penso proprio che questo tema si aprirà. No, appunto. Allora, il problema è capire. Ma perché fa orrore questa cosa. Il problema è capire, perciò torno dal mio saggio amico Maurizio Molinari, è capire, ma Conte ci può andare davvero in aula? Cioè, con queste premesse c'è la possibilità davvero... Oggi, per esempio, la Binetti, perché ci tengo che poi si affacci da noi? Perché dice delle cose abbastanza chiare, cioè dice, io per carità ho detto che lo voglio aiutare questo governo, ma il mio voto si pesa, non si conta, cioè io non sono una signora nata ieri, ho 77 anni, ho una storia politica, non è che a me mi dicono qualunque cosa voti va bene, perché io ho la mia testa, insomma questa roba qui conterà in queste trattative dell'ultimo momento con Tabacci e compagnia o no, Maurizio?
Guarda, io credo sinceramente che Conte abbia due strade di fronte a sé. La prima è trovare i voti e avere la maggioranza, non c'è dubbio, e quindi naturalmente passare attraverso un accordo con le forze centriste. Poi però c'è un'altra strada, è molto interessante quello che Toninelli ci ha detto, perché in realtà la convinzione che si possa tornare a votare e che la somma fra la popolarità di Conte e il rafforzamento del PD possa consentire alle forze di centrosinistra di battere le forze di centrodestra è un dato politico che è all'attenzione del Presidente, io credo, del Consiglio, come di tutti i sondaggisti e tutti gli esperti di politica di questo Paese. E quindi forse Conte, fra le scelte che deve fare, c'è anche questa. Ecco, però che cosa può dare più stabilità al governo? Un Conte Ter con una pattuglia di centristi o andare alle urne e battere in tempo stretti il centrodestra con una nuova coalizione centrosinistra? Allora, su forse questo tema però, Maurizio, secondo ragione. Me hai posto la questione più interessante in assoluto tu, però io ti voglio far vedere delle cose che mi ha spiegato l'altro giorno, credo fosse venerdì, la nostra Alessandra Ghisleri con dei numeri molto interessanti, perché è vero che il partito di Conte, come tu giustamente dici, porta con sé numeri importanti al momento dai sondaggi, e quindi Conte può essere molto tentato a dire oh, io vado lì, mi faccio pesare dagli elettori, guardate qui, tra 15 e 17%, no? Dice SVG. Però l'altro giorno Alessandra Ghisleri mi ha fatto vedere, forse ce l'abbiamo ancora quel cartello, da dove li prende gran parte di questi voti? Prende un sacco di voti dai 5 Stelle e un sacco di voti da quelli del PD, quindi riduce le percentuali di PD e 5 Stelle, se non sbaglio, del 5% ognuno. Quindi la sensazione è un po' preoccupante che questi voti non si vanno a sommare, ma si vanno a ricollocare, che è un'altra idea. A quel punto lì i numeri assoluti del centro sinistra rimarrebbero molto simili e quelli del centrodestra pure sulla carta continua a vincere il centrodestra. Io così ho capito, che dici? È un'obiezione valida che io credo che faccia parte delle esitazioni del Presidente del Consiglio, ma comunque è interessante perché questo significa che il bivio di fronte al quale Conte è non è solamente tattico su come tenere in piedi il governo, ma è strategico, ovvero su come tentare di portare a termine la legislatura o addirittura di iniziarne un'altra. Ecco, tra l'altro, scusa, a proposito di questo cartello che hanno ritrovato, c'è anche un altro elemento molto interessante su cui immagino che anche Toninelli starà riflettendo con i suoi colleghi 5 Stelle, che Conti al capo del Movimento fa un gran botto, cioè 20-02 a Conti a capo del Movimento, che vuol dire diventare il primo partito sopra il PD del centro-sinistra, per carità, tra poi la maglia e Mazzanna, comunque ci sono dall'altra parte numeri diversi, dalla parte del centrodestra, però insomma prego Maria Giovanna, che poi vedo che è arrivata anche Teresa Bellanova, molto importante, perché Toninelli ci ha ricordato di chi è colpa di tutto sto gran caos, cara ministra Bellanova, però adesso che arriva lei ne parliamo pure con lei, sarà già evocata, diciamo, ben bene Italia Viva. Maria Giovanna. No, io voglio dire, fare soltanto un'osservazione in merito, a parte il fatto che naturalmente, come capita con i sondaggi, inizialmente poi di qualcosa che ancora ufficialmente non si è costituito, siamo nell'area della supposizione. L'altro giorno Luca Ricolfi ha detto che secondo lui i dati attribuiti da sociologo, diciamo, da esperto di queste cose, i dati che si danno su Conte vanno ridotti esattamente alla metà. Cioè secondo lui è del 7-8%. Cioè Conte uscito da Palazzo Chigi vale la metà? Proprio dal punto di vista della sondaggistica di qualcosa che è in fase iniziale, questo tipo di discorso mi ha fatto, cioè diceva è perché è qualcosa che ancora non è cominciato, che si comincia a sondare ora, viene gonfiato esattamente del doppio, poi naturalmente siamo nel campo dell'opinabile. Quello che voglio far osservare però è che, mentre è giusto quello che dici tu, che la coperta più di tanto non la puoi tirare, quella è, no? Quelli sono gli elettori, e è vero che ci puoi mettere degli indecisi, ma insomma quello è. Quello che voglio far notare è che noi continuiamo, tutti noi, a dare per scontato che l'attuale Presidente del Consiglio possa o non possa prendere alcune decisioni, fare alcune scelte e correre certi rischi perché non ha delle garanzie. Le garanzie sufficienti di restare lui, di farcela lui, che non cambi il governo, che non si vada alle elezioni. In politica non si dovrebbe mai ragionare così, o no?
Toninelli, scusi, ci state ragionando sull'idea che potreste andare alle elezioni con Conte leader, giusto per capire se questi numeri vi stanno facendo fare un ragionamento all'interno del movimento? Ma guarda, in questo momento ti dico in tutta sincerità che stiamo cercando di completare quelle cose che avevamo portato avanti, prima e fra tutto ovviamente le vaccinazioni e i provvedimenti di natura economica. Non fa parte delle nostre corde fare progettazione o programmazioni politiche così, diciamo, da professionismo della politica. Che Conte sia una risorsa importante per il Paese e l'ha dimostrato, è del tutto scontato, e che quindi sia importante nello scenario politico italiano anche nel futuro. No, ma sa perché? Oggi però pensiamo, prima delle elezioni, sia il Conte bis che l'eventuale Conte ter, per me conta meno, ma molto meno di quanto. Ma sa perché le facevo sta domanda? Perché la chiave di volta è quello che è la stabilità e la forza del governo per poter fare caro quello Danilo, che è giusto fare. Caro Danilo, le facevo questa domanda, la guardo negli occhi così ci parliamo con franchezza, perché quando ho sentito la frase ieri di Luigi Di Maio che diceva tra Conte e Renzi noi scegliamo Conte, io su quello lo davo un po' per scontato. Il problema è capire, ma tra Conte e un altro, perché mica si può fare un governo solo con Conte al mondo, eh? Cioè Luigi Di Maio che non è capace di fare il Premier, per esempio. Ma io ti dico, quel momento storico qua, che nessuno si sarebbe mai aspettato esattamente un anno fa, ha avuto un protagonista che, diciamolo chiaramente, è stato in grado, e oggi non ci ha ancora traghettato fuori, ma di prendere in mano la barca nazionale e portarla verso la strada giusta per uscirne, sia dal punto di vista sanitario che dal punto di vista economico. Io penso che anche da un punto di vista strategico, e per chi ama i cittadini italiani, sia semplicemente folle, controproducente dare in mano la macchina a qualcheduno che purtroppo, mentre il governo lavorava negli uffici ministeriali, andava in TV e contestava ogni passaggio, contraddicendo se stesso a distanza di pochi giorni per la convenienza personale. Questo mi preoccuperebbe molto. Quindi oggi è Conte è la persona che tiene insieme una maggioranza che si è costituita con difficoltà, sappiamo quando, nell'estate del 2019. Allora, non può stare in piedi questa maggioranza senza di lui. Allora, io poi devo capire sempre qual è la convenienza di Renzi e della Bellanova aver mollato tutto, perché la Bellanova in questo momento, io continuo a chiamarla ministra, ma non è più ministro, perché si è dimessa. Quindi adesso poi lei ci spiegherà questa grande convenienza che hanno avuto. Però Bellanova, le faccio fare una riflessione su Conte, no? Perché lei sa che Massimo D'Alema ogni volta che parla così le sue frasi vengono scolpite nella roccia. L'ultima frase che ha detto è stata l'uomo più impopolare d'Italia che vuol mandare a casa è il più popolare d'Italia, e si riferiva a Renzi e Conte. Noi siamo andati al testaccio e abbiamo testato al testaccio gli italiani su Conte. Guardi qua e poi lei mi dice la sua. Consiglierebbe a Conte di fare un partito? No, non lo deve fare. Deve stare al posto suo e andare avanti col governo. È solo un fanatico e basta, se ne deve andare a casa. E lei lo voterebbe? Sì. Perché? Perché mi piace. Gli altri? No. Ci dovrei pensare un po'. Non mi piace proprio. Lo vede questo 15% del partito di Conte intorno a sé? Sì, realmente sì. Conte sì o Conte no? Oddio, ora comunque Conte sì. Sì. Grazie. Chi lo fa sto partito Conte? Ah, non lo so, forse con quella parte di sinistra del Movimento 5 Stelle potrebbe farlo, no? Con chi sarà saldata? Comunque lui sta a fare la parte sua, per me non è nostro, è uno che ci sta a testa. Signora, l'operazione Tabacci come la valuta? Non lo conosco, non so chi è. Ok, la valuta così. Lei non è pronto per il Conte Terra? No, io non so, io sono pronto solo a lavorare, come sempre. Arriva l'inciampo per Conte? Arriva. Quando? Sulla giustizia, penso. Andiamo al voto. Al voto no, non è il caso. Meglio di no. È meglio di no. Con chi sta, con Renzi o con Conte? Chi ha ragione? Secondo me ha ragione Conte. Se si torna alle elezioni, Renzi deve cambiare mestiere. Sempre sta contrapposizione per partito preso, capito? È rimasta una persona che ancora sostiene Renzi? Non lo so. Tutti i genitori, non lo so. Allora, Bellanova, appunto, a proposito del fatto che hanno capito ben poco e che vorrebbero continuare ad andare avanti, più o meno, come si riesce. Però, torniamo invece alla vostra posizione, perché la prima cosa che vi devo chiedere, naturalmente, è come voterete mercoledì o giovedì, che dir si voglia, su Bonafede, perché Renzi ha detto che con Bonafede abbiamo già dato. Quella frase vuol dire che voterete no? Che non vi asterrete? Quella frase...
Quella frase vuol dire che ascolteremo, come sempre abbiamo fatto. Ascolteremo, temo che sarà difficile votare diversamente da un no, perché noi aspettiamo ancora il tavolo che aveva promesso Bonafede sui temi della giustizia e il tavolo non è mai stato fatto. Ora sento che vengono tante sollecitazioni a rispondere a temi che evidentemente anche su questo fronte erano giusti ed erano stati posti da Italia Viva, ma anche da altri partiti. Sì, sì, e anche il PD, devo dire, ha sempre detto che bisognava correggere delle cose, onestamente, no? È certo, però diciamo se si parla di giustizia giusta, siamo pronti ad ascoltare e a dare il nostro contributo, come abbiamo fatto in questi mesi. Se si afferma che in Italia nessuno va in carcere da innocente, credo che c'è molto da riflettere per tutti e per quanto ci riguarda è sicuramente da dire che questa è una posizione che non condividiamo assolutamente. Allora, altra domanda importante, si comincia a parlare di una possibile ricucitura, perché oggettivamente insomma, la situazione per Conte non è affatto semplice e da quello che ho capito io questa cosa potrebbe anche passare da un Conte ter. Voi sarete, ogni tanto qualcuno dice teniamo la mano a Renzi, anche dentro il PD si aprono diciamo degli spiragli, voi sareste pronti a un nuovo dialogo solo se non c'è più Conte, anche con Conte, qual è la posizione su questo? Guardi, noi non abbiamo mai chiuso al dialogo. Se a qualcuno, diciamo, interessa quello che effettivamente è accaduto, quello che abbiamo fatto, dovrebbe ripeto, ho rappresentato la mia posizione e firmato la lettera di dimissioni, ho detto bisogna fare presto. Fate presto. Abbiamo detto, io personalmente l'ho detto anche in conferenza stampa, ho detto noi assumiamo la responsabilità delle dimissioni per invitarvi ad accelerare la chiusura di questa crisi. Perché era evidente, è evidente che c'era una crisi che andava avanti da mesi, che i provvedimenti non arrivavano in Consiglio dei Ministri, che si era bloccati sull'emergenza, non abbiamo mai posto veti. Abbiamo detto occupiamoci dei problemi del Paese. Noi abbiamo consegnato le dimissioni e ci si è divertiti a cercare i responsabili, con pressioni enormi sugli eletti del nostro gruppo parlamentare, sui senatori e sui deputati. Io credo dando anche un messaggio sbagliato e non giusto per il Paese, perché andare a cercare dopo che non si è data la disponibilità con la prima, con la seconda, con la terza telefonata, continuare a cercare il consenso di persone che hanno fatto una scelta libera, che vuol dire proprio li hanno proprio tampinati i vostri deputati e senatori di telefonate? Com'è? Sono stati tampinati? Assolutamente sì, e questo io credo che è anche una mancanza di rispetto della dignità delle persone, perché non è che basta promettere uno strapuntino e le persone si ricollocano, ci sono persone che ancora fanno politica perché hanno senso dello Stato, perché vogliono occuparsi del bene comune e io credo che bisogna smetterla rapidamente con questa ricerca affannosa dei cosiddetti responsabili, provare a ricostruire la maggioranza, magari allargandola anche, ma dandosi un programma, perché il punto rimane questo. Però mi dica la verità vera. Fine alla fine della legislatura. Mi dica la verità vera, scusi. Interessa capire qual è la situazione di questo Paese? Dato che lei è molto indignata, no, anche di questa ricerca dei responsabili, si capisce bene dalle sue parole, a questo punto per ricucire una maggioranza il fatto che Conte vada a dimettersi è abbastanza essenziale, cioè ripartire con un Conte che non è più per forza un totem che non può essere cambiato? È essenziale ripartire dai problemi del Paese, quello che noi abbiamo, non abbiamo posto veti su nessuno. Su di noi si pongono veti, noi non abbiamo posto veti, abbiamo detto parliamo di lavoro perché questo è un paese impoverito,
perché anche gestire l'emergenza significa affrontare le condizioni per ripartire, e quello che è mancato, quello che manca. Allora noi dobbiamo oggi fare i conti con questa situazione. Allora, cosa significa oggi ripartire? Maria Giovanna, poi devo arrivare anche però il tema dei vaccini a Maurizio Molinari, perché voglio capire secondo lui anche qual è il margine. Anche tra l'altro mi arriva un'agenzia di Patuanelli che dice Renzi che è il problema, non può essere la soluzione, è una questione, non è una questione personale ma di affidabilità politica. Quindi a proposito di veti e di dialogo, Maglie e poi sì, Molinari. Una cosa rapida, ma che mi sembra importante. Teresa Bellanova dice dove vogliamo portare il paese. Il paese è in emergenza? Certo, siccome ho sentito prima dire da Toninelli che Conte ci ha portato sulla strada giusta, allora, i numeri, le statistiche dicono che noi siamo il fanalino di coda nel PIL. Nel PIL. Noi siamo il paese che si è di più impoverito, dunque che ha reagito peggio al mondo. Nella battaglia, nell'anno della... c'ho i dati, i numeri, Toninelli. Ma Maglie, lei porta avanti la propaganda di alcuni partiti. Lei porta avanti costantemente in tutte le TV nazionali la propaganda di alcuni partiti. Nel terzo trimestre, l'Italia è stato il paese che si è sviluppato. Fanalino di coda, sono statistiche. Ma lei è più di parte di uno che fa politica, signora. Lei è più di parte di uno che sta... Scusate, l'andamento del PIL, Italia fanalino di coda. Non litighiamo. Leggo i numeri, Mirta. Ma no, posso? Ma vabbè, non litighiamo. No, ma io non litigo. Però andrebbe detto mi limito che quello a tentare che sta di parlare è una stupidaggine. E non uso mai quelle frasi sceme del tipo io l'ho fatta parlare, lei faccia parlare me. Vabbè. Il Covid e l'andamento del PIL, Italia fanalino di coda, è un grafico, previsioni PIL, ecco qua. Magari dice anche non che l'indice di... L'indice se di morte che abbiamo in Italia è il peggiore, il Covid è il peggiore al se mondo. Posso dire, allora, se posso dire lei, che Salvini, siamo... Chiudiamo Maria Giovanna, chiudi il ragionamento, finisco. Che devo arrivare da Molinari. Se posso dire, come ha detto anche Teresa Bellanova, che noi siamo un paese in tragica emergenza, questo vuol dire, la domanda è anche alla Bellanova, che è incompatibile continuare il governo con Conte. Ed è lì che io non capisco loro quando dicono siamo aperti al dialogo, e così come non ho capito l'astensione dell'altro giorno. Se avessi potuto parlare serenamente così avrei concluso, grazie. Allora, adesso poi ci spiega la Bellanova, però devo passare da Maurizio, che il paese si è messo maluccio, ahimè, ce lo conferma quella piazza che ho davanti ai miei occhi. Insomma, problemi ce ne sono, ragazzi, è inutile che diciamo. Dopodiché, per carità, si fa tutto il possibile. Molinari. La prima e più impellente emergenza e esigenza che noi abbiamo è approvare questi provvedimenti di emergenza chiesti dalla Commissione europea al nostro Paese per poter essere in grado di attuare il recovery plan. Ovvero, gli ostacoli della burocrazia nel nostro Paese sono tali che, a prescindere dalla governance del recovery plan, noi non riusciremo a portare a casa questi obiettivi semestrali con la farraginosità del nostro sistema amministrativo. Dunque la Commissione europea ci dice servono nuove leggi del Parlamento, approvatele in fretta, così che quando iniziamo a erogare le tranche della recovery plan, cioè a partire da giugno, l'Italia è in grado di eseguire il piano. Questa è la richiesta. Ora, questo significa che serve il Parlamento una maggioranza il più ampia, coesa e riformista possibile per varare questi provvedimenti di emergenza, perché se la maggioranza non è ampia noi non si riescono ad avere i voti, se la maggioranza non è coesa si ricomincia con le liti, e se la maggioranza non è riformista non ci sarà il coraggio per abbattere questi argini della burocrazia. Quindi la realtà vera è che l'interesse del Paese è questo. Ora, riusciranno le forze politiche e il Presidente del Consiglio ad andare incontro a questo interesse nazionale? Credo che questo sia il vero interrogativo. Esatto, bel problema non da poco, perché rischiamo di perderci un'occasione che non tornerà. Scusatemi, torno da voi, però Milluzzi ha una notizia per me. Ti ha dato buca pure stamattina, Rabinetti, Milluzzi. È un amore non corrisposto, fratello Rabinetti, questo mi pare palese. Sì.
Inizio a pensare che sia così, perché nel più classico dei déjà vu sono di nuovo qua a Santiago La Sapienza, dove avevamo appuntamento ovviamente per un'intervista con la senatrice Binetti, la quale però ci tiene a farci sapere, oltre a scusarsi per il ritardo, speriamo sia solo un ritardo, che non si può presentare perché, leggo testuale, siamo nel crogiolo della decisione. Quindi in questo momento il gruppo UDC, che ricordiamo sono 4 senatori, è riunito per decidere se dare o meno l'appoggio, il crogiolo testuale. Quindi bisogna capire. Che un po' ride di... Maria Giovanna, sarà il crogiolo, mica parla bene la Binetti. Il crogiolo. Noi siamo qua nel mezzo di una decisione, quella sarà il crogiolo, e ognuno parla a modo suo. Noi sì. Allora. Esatto. Devo salutare Danilo Torinelli, vedo che peraltro è già arrivato. Grazie Torinelli, ci vediamo molto presto. Tanto... Avrei voluto dire una cosa, prego, Mirta, prego. Se dilla, la dica. Sì, volevo semplicemente dire che i prossimi giorni saranno fondamentali, che noi continueremo a lavorare perché tutto questo discorso di natura completamente politica di palazzo non è il discorso che stanno facendo quelle persone che avete intervistato fuori. Questo la certezza è che qualsiasi cosa che faremo lo faremo nell'interesse dei cittadini italiani, senza svenderci e senza regalare poltrone per convenienza di palazzo e non per convenienza dei cittadini italiani. Allora, grazie, ho capito molto bene. Adesso vediamo appunto come si concluderanno queste ore così frenetiche. Tra l'altro vedo già collegato con noi una persona che mi è molto cara, una giovane promessa della medicina italiana. Professore, che bello vederla. Silvio Garattini. Buongiorno. Salve. Il più, diciamo il 92enne più in forma che conosco, ecco, lo definirei così. E soprattutto super vaccinato, se Dio vuole. Professore, prima e seconda dose. Sì, prima e seconda dose senza alcun problema, come se fosse stata... Meno male, una delle poche soddisfazioni di questo periodo, sapere che lei è stato vaccinato prima e seconda volta, perché invece ci sono un sacco di persone, anche diciamo molto in là con l'età, che purtroppo sono molto preoccupate da quello che accadrà nei prossimi giorni. Ora ci arriviamo con lei. Volevo giusto sentire la bella nuova, se aveva voglia di dare una risposta al volo a Maria Giovanna, no? A parte insomma il grande tema che ha posto Maurizio, però quello è sullo sfondo ed è il tema di tutti. Però Maria Giovanna ha chiesto: ma perché l'astensione? Perché continuare a dire siamo quello... pronti? Prego. Quello che ha posto il direttore Molinari è il tema dei temi. La dottoressa Maglie, voglio dire, noi abbiamo presentato le dimissioni dicendo chiudete questa crisi e fate in fretta, perché c'è bisogno di ritornare a parlare di paese. E a chi accusa Renzi e quindi tutti noi di responsabilità, voglio dire questo: ogni tanto riconoscere gli errori è una prova di forza. Qual è la mia irresponsabilità? Quella di essere stata in Consiglio dei Ministri, di aver dichiarato poi anche fuori, di aver detto nelle riunioni dei capi delegazione: guardate che il Paese rischia di andare sull'orlo del baratro, perché se sbagli le misure, se parli di bonus e non ti rendi conto che quello è un risarcimento e non una redistribuzione di risorse, significa che tu stai dando il bonus anche a chi non dovrebbe averlo, perché ti devi affrontare l'emergenza. Invece non lo stai dando a tanti che dovrebbero averlo, ahimè. Se ancora la cassa integrazione di ottobre è un problema in un paese che si è impoverito, perché sono persone che hanno perso centinaia di euro al mese. Se tu oggi non capisci che hai svuotato le casse dell'INPS e che hai un problema di voragine, non di buco, tu non ti rendi conto di come devi affrontare il futuro. Allora qui non è un problema della sorte di questo o quell'altro personaggio. Qui il problema di come si affronta il futuro di questo paese. Allora, e questa crisi non si può risolvere con qualche responsabile e qualche strapuntino. Se non ci sarà Italia Viva, sarà più debole l'area riformista di questo governo. Allora, poi ognuno fa devo andare quello che ritiene, di corsa in pubblicità. È il senso di responsabilità. Sono che in grave ritardo. La Bellanova continua a rivendicare quello che lei ha fatto e ha detto anche prima delle dimissioni. Corro in pubblicità, torniamo subito con voi. Non so chi di voi può restare con me, mi piacerebbe che foste tutti, ma certamente rimane con me Silvio Garattini, a cui devo fare tantissime domande su il blocco, diciamo, della fornitura dei vaccini che ci angoscia. Pubblicità, torniamo subito con voi. Mondo Italiano. Italiano.
questo è un contratto europeo che due aziende, Pfizer e AstraZeneca, non stanno rispettando. E quindi per questa ragione noi gli faremo causa. Noi non ci siamo dati per vinti. Noi vogliamo quelle dosi per rispettare quel cronoprogramma. Noi adesso iniziamo un'operazione, un'azione legale per riavere le dosi, non per avere un risarcimento. Dei soldi non ce ne facciamo niente. Allora, professore, salve. Allora, cosa volevo dirle? Io oggi ho letto con molto interesse la sua intervista sul Mattino di Napoli e a un certo punto lei dice una cosa molto interessante. Dice, non pensate che i vaccini, trattare con i vaccini è come trattare con Amazon, no? Che mi deve arrivare il pacco fine. È una cosa molto più complicata. Quindi parlare adesso di ricorsi, di azioni legali, a parte che non serve la popolazione, questo sono d'accordo con lei, a me mi interessa vaccinarmi, non è che mi interessa che abbia ragione l'Italia, ma soprattutto, dice lei, non si deve capire che queste sono materie molto più complicate, che a meno che noi non abbiamo un controllo molto maggiore sulla ricerca scientifica, sulla produzione, saremo destinati ad essere un po' in balia degli eventi. Ho capito bene, professore? Sì, ha capito benissimo. Cioè, quello che bisogna fare è che bisogna chiamare a raccolta delle buone teste che abbiamo in Italia e che conoscono bene il mondo dei vaccini, anche gli aspetti commerciali, non soltanto gli aspetti scientifici, che stiano attenti perché ci sono 68 vaccini in via di sviluppo clinico in giro per il mondo. Quindi noi dovremmo avere qualcuno che sta attento, che discute e che cerca di arrivare presto su quelli che sono più avanti, in modo da non perdere nulla, cioè cercare il più possibile di avere prenotazioni su vaccini che sono in corso di sviluppo. Perché quello anche che noi abbiamo prenotato, ammesso che ci avvenga, che avvenga nei tempi giusti, ma lo sappiamo, abbiamo visto che i tempi sono complicati, noi abbiamo prenotato 40 milioni di dosi da parte di AstraZeneca, ne abbiamo prenotato 16 da parte di Pfizer, ne abbiamo in totale circa 76 milioni di dosi, e dovendo usare due dosi per ognuno vuol dire che abbiamo, ce ne vogliono 120, sappiamo che non arrivano, abbiamo per 38 milioni di abitanti. Per avere quella che si chiama la vaccinazione di popolazione, di comunità o di gregge, come si vuole, richiede che ce ne siano almeno fra i 48 e i 55 milioni. Quindi anche se arrivassero tutti, alla fine dell'anno non saremmo arrivati. Scusi professore, se capisco bene, lei dice non ci attacchiamo a come è stato fatto il contratto, c'è cioè un aspetto commerciale, abbiamo bisogno di teste di scienziati che lavorano sul futuro, per esempio, anche, dice lei, cosa sì, che mi ha molto colpito perché me l'ha appena detto anche Parulo l'altro giorno, dice perché non guardare alla Cina e alla Russia, perché prima non mostravano i dati, oggi è diverso, mi spiega anche bene. Adesso questo li hanno mostrati e hanno permesso a quanto pare delle vaccinazioni importanti, se è vero quello che hanno riportato, che più del il 28% sono già stati vaccinati nei paesi arabi, negli Emirati Arabi, e vuol dire che si può fare, vuol dire che qualcuno le dosi le può dare, cioè non dobbiamo cercare il più possibile di sfruttare tutto quello che è. E poi se questo non basta, non bisogna aver paura di dire che bisogna anche abolire il brevetto, cioè abolire non ostacolare la vita della gente. Dobbiamo poterlo fare anche noi. In Germania hanno messo due fabbriche per fare quello di Pfizer, perché non possiamo averne una? Ecco, mi perdoni, questa storia del brevetto è molto importante, perché lei dice che bisognerebbe in qualche modo costringere le grandi aziende a cedere il brevetto agli stati, perché siamo di fronte a un'emergenza così enorme che non ci può essere un privato che tiene in pugno le nostre vite, ho capito bene? Certamente, è quello che si chiama una licenza obbligatoria, che è prevista dai trattati internazionali, perché quando c'è un problema importante di salute, il brevetto non conta più niente. Quando in passato, non molto tempo fa,
abbiamo avuto il problema del sofosbuvir, quel farmaco che agisce sull'epatite C. Per i paesi tipo India, Egitto, eccetera, hanno fatto la licenza obbligatoria, per cui in Egitto costava 500 euro, in India 200 euro e qui in Italia invece 25.000 per un ciclo. Allora, questa è un'osservazione, a mio parere, scusi professore, interessantissima. Il professore dice, su una cosa del genere non possono avere le leggi di mercato, bisogna andare oltre, immaginare altre soluzioni. Su questo la fermo un istante, vado in pubblicità. Ah, è arrivato anche Oscar Farinetti, è un secolo che non lo vedo. Buongiorno Farinetti, quanto tempo, poi dobbiamo parlare anche di Green Pea, mi deve raccontare un sacco di cose, lei continua a aprire posti. Sono molto d'accordo su quello che ha detto il professore oggi, la soluzione è questa, non avevo noi dubbi. Siamo i più grandi produttori di farmaci d'Europa, 31 miliardi di fatturato, 65.000 addetti. Allora rimanga là Farinetti, la faccio parlare, la faccio parlare con Garattini. Però adesso sono andata in pubblicità, a me mi succede un gran problema perché io sono ancora sul mercato, non c'ho ancora la licenza obbligatoria, quindi la pubblicità mi serve. Pubblicità, torniamo subito. Mondo Eccoci qua, Adriana Bellini, siamo in leggero ritardo, ma recuperiamo. Sì, Mirta, buongiorno. Sì, ho visto che avete in collegamento il professor Garattini. Naturalmente anche noi parleremo di vaccini, della situazione politica del governo Conte. La sua sorte potrebbe decidersi nelle prossime 48 ore. Poi c'è anche l'incontro in corso tra appunto il governo e Confindustria. Stiamo parlando naturalmente di Recovery Fund. Ci sono molte notizie nel nostro telegiornale, dunque vi invito a connettervi con noi alle 13.30. Grazie Adriana. Allora Farinetti, lei stava dicendo che ha perfettamente d'accordo Garattini e che va fatto questo, cioè vanno riconvertite industrie per fare i vaccini italiani? Ma certo, nei momenti di difficoltà bisogna tirare fuori la fantasia e riuscire a risolvere il problema, perché ormai abbiamo capito che l'unico vero grande nodo sono i vaccini, è l'unica maniera per uscire da questa situazione. E poi non dobbiamo solo vaccinarci noi del nord del mondo, bisogna vaccinare tutto il mondo, altrimenti non risolviamo il problema. Allora a questo punto riconvertiamo le fabbriche. Noi italiani, dicevo, siamo i più grandi produttori di farmaci d'Europa, molti non lo sanno questo, 31 miliardi di fatturato, 65.000 dipendenti. Abbiamo aziende come la Menarini, la Bracco, la Recordati, l'Alfa Sigma, l'Angelini. Allora, queste aziende strepitose debbono avere il brevetto temporaneamente, devono fare come si faceva in guerra, quando si riconvertivano le fabbriche da automobili in aerei da guerra o carri armati e da pentole in mine o altre cose. Insomma, dobbiamo fare sti vaccini. Dopodiché dobbiamo trovare, questo ormai l'abbiamo sperimentato, che siamo capaci di farlo in pochissimi mesi, di vaccinare tutti. L'abbiamo provato col vaccino influenzale, dove ne abbiamo, mi sembra, vaccinati 14-17 milioni in due mesi, ma possiamo raddoppiare anche questo. Adesso il tema fondamentale sono i vaccini, dobbiamo concentrarci allora, su questo. Professore, ma come si fa? Deve essere il governo, che peraltro sta cascando, a farlo? Deve essere l'Europa? Cioè, chi è che può prendere una decisione così importante per il nostro futuro? Lo può prendere il governo, lo può prendere l'Europa. Sono decisioni che sono comprese, sono presenti nei trattati internazionali, quindi diciamo io non sono nel campo della giurisprudenza, ma si può fare perché è stato fatto. Inoltre il fatto di anche solo di minacciare di togliere il brevetto può essere un deterrente molto importante per stimolare l'invio e per aumentare anche l'invio, quindi insomma l'importante è cominciare a muoversi a bene. Senta professore, mi dice una cosa, dove sarà vaccinato con entrambe le dosi? E d'altra parte appunto lei ha oltre 90 anni, anche se non si direbbe, che sensazione ha, che per gli over 80 quali saranno i tempi? No, perché ieri anche Sileri ha detto saranno ritardate ed è una cosa molto importante, c'è un'intera popolazione che veramente aspetta il vaccino per uscire di casa. Sì, certamente
adesso le prospettive, da quello che ha detto il governo, saranno per la, oltre la metà di febbraio, che c'è un ritardo certamente importante di un mese e mezzo, dipenderà insomma da come vanno le cose. Comunque siamo molto indietro, perché per adesso abbiamo vaccinato con le due dosi solo 40.000 persone, quindi è molto poco, anche allora, solo per vaccinare i sanitari, che sono diciamo quelli importanti, dobbiamo vaccinarne circa 1 milione e più, insomma, quindi siamo ancora molto... Allora, la vedo molto preoccupata, forse è la prima volta da quando la conosco che la vedo davvero preoccupata su come stanno andando le cose. Devo andare in pubblicità, però torniamo subito, una breve pausa. Dobbiamo raccontare assieme, anche con l'aiuto anche di Oscar Farinetti, quella piazza di ristoratori. Devo dare il benvenuto a nuovi ospiti che ci hanno raggiunti. Professore, se lei vuole restare ancora qualche minuto con noi, io sono sempre felice di averla. Vado in pubblicità e torniamo subito con voi. Mondo Italiano, Mondo Italiano. Allora ragazzi, che mattinate difficili da raccontare. Vi posso garantire che sono una gincana, ma arrivano agenzie in continuazione, no? La Binetti nel crogiolo della decisione, quindi sta decidendo se votare per Conte. Conte dice stiamo creando le condizioni per ripartire più forti di prima, va a capire come. Nel frattempo però stiamo ragionando di vaccini con il professor Garattini, che ha detto una cosa fondamentale: ci vuole un gesto forte di un governo forte, aggiungo io, e in più abbiamo questa piazza di gente che è veramente arrabbiatissima, tutto il mondo della ristorazione che dice non ne possiamo più. Anzi, adesso la apro un attimo, vi faccio sentire anche a Oscar Farinetti il clima che c'è a Piazza del Popolo. Claudia, raccontami un po'. Con un governo che rappresenta... Là c'è Bianchini, l'ho riconosciuto. Oggi a Piazza del Popolo ci sono... Esatto, ci sono i ristoratori di Bianchini che ormai conosci, ma ci sono anche tutte le persone che lavorano nella filiera, quelli che distributori, fornitori, che sono diciamo la fonte di tutta la materia prima e che sono soprattutto le persone che in questi mesi si sono fermati ogni volta che hanno chiuso i ristoranti, i bar e tutta diciamo la filiera della ristorazione. In particolare i distributori e i fornitori non hanno ricevuto ristori, niente, perché sono stati esclusi dalle categorie, quindi per loro cioè non sono in quei maledetti codici Ateco, giusto? Il 24 di febbraio. Esatto, esatto, il loro codice Ateco non è tra quelli inclusi dei ristori, per loro è fondamentale quindi il prossimo decreto di ristori perché forse finalmente vedranno allora, i soldi. Io sono qui insieme a Paolo Bianchini. Paolo, aspettarmi un attimo, lo so che piove, ma voglio partire da Oscar Farinetti, perché come sapete Oscar Farinetti è uno che nel mondo del cibo, della ristorazione, ci ha scommesso tutto. Tra l'altro ha fatto anche una cosa abbastanza... rara, perché ha aperto Green Pea in piena pandemia a dicembre, ora arriveremo, ci racconterà bene di cosa si parla. Però detto questo, Oscar Farinetti, è abbastanza incredibile, no? Che non si capisca che non solo queste misure a singhiozzo per quella gente lì sono un inferno, perché ogni mattina non sanno bene cosa succede e devono avere anni fornitori, devono comprare le cose. Me lo raccontano in continuazione. Come faccio a fare la spesa se non so dopodomani devo tenere chiuso? Una roba che mi manda i matti, dicono i ristoratori. E in più ci sta questa follia, poi arriviamo, perché vedo che è arrivata anche Alessia Morani, le sono molto grata di essere con noi e ci dà un po' di risposte anche sul futuro, se riusciamo, e vedo anche Claudio Borghi, che immagino che è anche lui abbastanza furibondo, quanto se non di più, dei ristoratori in piazza. Però anche questa storia dei codici, no? Cioè, il mondo della ristorazione, tu lo sai bene, Oscar, scusa, ci diamo del tu, ma ci conosciamo da una vita, è un tutt'uno, è una grande catena, o no? Sì, hanno perfettamente ragione i ristoratori, stanno vivendo un momento terrificante, che forse non è stato ben compreso, ma soprattutto non si comprende bene il fatto che loro siano al centro di una filiera formidabile, il vino, le carni, l'olio d'oliva, tutto il resto. Quindi se si ferma la ristorazione si ferma mezza Italia, anche perché siamo la nazione nel mondo che ha questa spina dorsale della ristorazione di eccellenza e di alta qualità. Non sto parlando di Stellati, sto parlando delle osterie, di chiunque. Che è in una crisi bestiale. Si mangia bene ovunque bestiale. In Italia, la verità. Questa cosa avviene in tutto il mondo,
tutto il mondo in questo momento sta protestando. Se vi devo dire la verità, non è che il nostro governo abbia fatto molto meno di altre nazioni nel mondo. È stato poco compreso in generale nel mondo questo dato, e a cui bisogna reagire prontamente con qualcosa di semplice. Qualcosa di semplice vuol dire, per esempio, reintegrare il 50% delle perdite nel 2020, punto. È un'operazione da 40-50 miliardi, va fatta. Soldi veri da dare subito, con l'autocertificazione che va alla propria agenzia delle entrate. L'agenzia delle entrate ha X anni di tempo per andare a controllare se qualcuno ha fatto dei falsi, andrà in galera e dovrà restituire con gli interessi, ma dobbiamo anche correre il rischio che ci sia in mezzo qualche furbetto, qualcuno che se ne... Sto dramma dei codici Ateco è tremendo. Per esempio, io stesso, noi non abbiamo avuto una lira di ristoro, perché come codice siamo individuati come distribuzione, e quindi la ristorazione, che rappresenta il 45% dei nostri incassi, siamo il più grande ristorante italiano, perché abbiamo 42 Italy con tutti i ristoranti, faccia conto, neanche un euro, perché non siamo presenti lì. Poi, siccome ci siamo sbattuti, abbiamo perso solo il 22%, solo, che vuol dire andare in grossa crisi, e quindi non abbiamo diritto ad una lira. Bisogna aprire questa cosa e bisogna, allora, sentiamo... rispondere, come giusto che sia. Gli obblighi a stare chiusi, devi dargli una mano. Ma questo va fatto rapidamente. Sentiamo un I quattrini, momento. Più o meno, la montare dei quattrini c'è. Il tema è indirizzarli in un'azione precisa, diretta, forte, soldi sul conto domani mattina pari almeno al 50% delle perdite subite. Allora, voglio sentire su questo la Morani, dal mio punto di vista, le dico la verità, trovo, dato che sono, ahimè, mesi che racconto questa storia, racconto di persone invisibili per i codici Ateco, il fatto che siamo arrivati, forse si spera, a ristori 5 per cambiare questo modo di procedere è un po' francamente difficile da accettare. E tra l'altro, scusi se poi metto insieme tutto, ma quello che dobbiamo fare in queste ore con un governo che non si capisce che fine fa, lei sa bene che molta preoccupazione c'è su questo ristori 5, perché un governo che va avanti per diciamo gli affari correnti può varare una misura così essenziale per far sì che quelle persone lì vadano avanti, perché sono distrutti. Allora, parto dall'ultima osservazione sul governo che, se dovesse entrare, diciamo, in una crisi istituzionale conclamata, non potrebbe diciamo prendere provvedimenti impegnativi da un punto di vista dei bilanci, come i 32 miliardi che abbiamo già votato di scostamento da destinare al ristori. Stiamo mettendo insieme un decreto ristori che è molto importante, perché si supera la logica dei codici Ateco per abbracciare la logica invece della perdita di fatturato. Credo che sia particolarmente importante, anche se vorrei ricordare che i codici Ateco ci sono serviti per riuscire ad erogare aiuti in tempo brevissimo, perché altrimenti, nella situazione in cui ci siamo trovati di emergenza, rischiavamo che ci voleva troppo tempo per erogare aiuti che invece erano necessari nell'immediato. Quindi nel Ristori 5 ci sono non solamente, diciamo, contributi a fondo perduto calcolati, come vi dicevo, superando i codici Ateco, ma ci saranno anche, diciamo, una compensazione di imposte che sono state sospese l'anno scorso per le categorie che più hanno sofferto durante questa pandemia. Per cui credo che il Ristori 5 sia un provvedimento molto importante, che deve prescindere da qualunque crisi politica, okay, o di governo, perché importante. Non possiamo... Lo si porta a casa essere... a prescindere. Esatto, lo portiamo a casa a prescindere. L'altra cosa, insieme a FIPE Confcommercio e FIEPET Confesercenti, a proposito di ristorazione pubblica somministrazione in generale, il Ministero dello Sviluppo Economico ha aperto un confronto con il Comitato Tecnico Scientifico per valutare il possibile impatto di misure diverse che riguardano ristoranti e somministrazione per zone gialle e arancioni. Non voglio anticipare nulla, perché per serietà non voglio creare false aspettative o false speranze, considerato però... lo stato di grande difficoltà in cui versa il settore, però volevo che fosse chiaro che il Ministero dello Sviluppo Economico è consapevole della, diciamo, della grande sofferenza della ristorazione, e
Per questo abbiamo mi aperto pare di capire per tradurre in soldoni che ci ha detto la Morani, stiamo facendo di tutto per far sì che possano riaprire un po' di più, perché non siano gli unici penalizzati appena cambia il colore, perché poi alla fine la ciccia è questa. Scusi Bianchini, la faccio parlare subito perché so che deve tornare sul palco. Paolo, ormai lo conosciamo molto bene, Paolo, perché diciamo che parliamo con lui di sti problemi da una vita, come mi permettevo di dire, insomma siamo a ristori 5, ma tutti gli altri ristori loro sono stati lì a protestare. Paolo. Allora, innanzitutto Mirta, complimenti alla sottosegretaria Morani per la gaffa che ha fatto, perché ha nominato FIEPET Confesercenti e FIPE Confcommercio e si è dimenticata di Mio Italia Federturismo Confindustria, quindi sarebbe bene che quando un ministero apre un tavolo convochi tutte e tre le realtà. Poi dico anche al sottosegretario Morani che il protocollo per la riapertura già esiste, il CTS ha già messo nero su bianco il 17 ottobre il modo con il quale noi dovevamo lavorare, ovvero distanziamento, mascherine, igienizzazione e tracciamento dei clienti. Non esiste altro rispetto a quello che è successo dopo il 25 di ottobre, quando Conte ha preso una scelta unilaterale di blindare i nostri bar e ristoranti e dimostrare a tutta Italia a quel punto che non sono i bar e i ristoranti che hanno fatto ripartire i contagi, ma i mezzi di trasporto con la riapertura delle scuole e la forzatura della riapertura delle scuole. Il bluff è stato scoperto, basta, dal primo di febbraio o ci riaprite o inizia la disobbedienza civile. Noi siamo stufi, non abbiamo più la pazienza dei tavoli di governo che producono fuffa e soprattutto attraverso i ristori danno l'elemosina, perché abbiamo perso migliaia di euro di fatturato e voi ci avete dato soltanto il 5% di quello che abbiamo perso. La pazienza è finita e ora gli italiani hanno cominciato a capire che voi state producendo soltanto un effetto: far arrivare la ristorazione industriale straniera delle multinazionali nel nostro paese, e questo noi non ve lo permetteremo, perché ci dovete spiegare la differenza tra prendere un caffè in tazza in un autogrill piuttosto che il nostro bar che è chiuso dal 25 Paolo, d'ottobre. Paolo, hai detto un sacco di cose. Questo. Hai detto un sacco di cose. Scusa Mirta, per chiarezza, perché devo rispondere all'accusa di aver fatto una gaffa per non aver nominato un'associazione. Paolo, sta rispondendo lei? Un attimo, una alla volta. Sì, no, tra l'altro a me piace avere confronti, diciamo, con toni e autorità un pochettino diverse. Io rispetto sempre tutti e credo che il rispetto debba essere reciproco sia nelle cose che si dicono, ma soprattutto anche nei toni. Detto questo, ho detto che la sollecitazione ci è arrivata Paolo, da quelle un attimo, due. Paolo, mettiti la mascherina e aspetta un momento che poi potrai riparlare. Adesso sta rispondendo la Morani, devo anche andare a salutare i Garattini, facciamo tutto con un po' di ordine, ve ne prego. Prego Morani. Ho nominato quelle due associazioni, FIPE e FIEPET, perché sono state loro che ci hanno chiesto questo incontro e questo confronto. Non c'è nessuna volontà di esclusione di nessuno, ma semplicemente davo conto dell'attività di due associazioni, per cui non è nessuna gaffe, semplicemente stavo raccontando quello che è successo in realtà. Allora, si fermi un momento, però, scusi Morari, perché poi deve rispondere a tutti i temi invece di sostanza, al di là delle gaffe o non gaffe. Però prima... Prima, dato che però non voglio tenere tutta la mattina con noi il professor Garattini, anche se immagino che anche lui capisca, no, la difficoltà e certo, anche il dolore che raccontiamo, perché certo, purtroppo io mi trovo a raccontare dolore molto spesso al mattino. Le faccio una domanda, così poi la lascio andare e la libero per la sua giornata. Mi dica una cosa, così insomma, tanto parla chiaro e non ha interessi da difendere, per grazia di Dio. In questo gran caos tra Regione Lombardia e governo sul tema della zona rossa legata a quel numero, quel dato, una cosa molto difficile tra l'altro anche da spiegare e da capire, francamente io stamattina ci ho messo un po' per arrivarne a capo, che peraltro interessa moltissimo quei ristoratori, perché zona rossa vuol dire non si lavora per niente, quindi ognuna di queste decisioni ha delle conseguenze concretissime sulla vita della gente. Ecco, su quello che idea si è fatto, chi ha sbagliato, è sbagliato l'algoritmo, c'è qualcosa che non funziona nel modo di conteggiare, mi aiuti a capire? Ma io non ho capito, quindi non posso essere granché d'aiuto. Manco Garattini ha capito, andiamo bene. Nel capire, è certo che, perlomeno a mio parere,
questi sistemi a yo-yo, un giorno così, due giorni cos'ha, eccetera, colori diversi, non sono, a mio parere, il modo migliore. Cioè, bisogna che i tempi per avere dei risultati siano dei tempi relativamente lunghi. Quindi lei dice, è meglio fare un lungo lockdown, fare un sacrificio tutti insieme e poi si ricomincia a vivere. In e out è un disastro. Sì, è un disastro perché intanto non contenta nessuno. E poi, insomma, non produce nulla di positivo. Quindi io penso che dobbiamo rivedere un po' le cose. Allora, io la penso esattamente come lei, caro professore. Mi sembra una cosa di gran buonsenso. Lei quasi sempre dice cose di gran buonsenso. Lo voglio infatti segnalare anche alla Morani. Fatevi, insomma, anche il Ministero della Salute. Chiacchierateci con Garattini, che vi garantisco che vale la pena chiacchierare con Garattini sulle soluzioni. Professore, dica. Se posso dire una cosa, voglio dire, adesso ci sono in lavorazione, in corso di sviluppo clinico, anticorpi monoclonali che possono essere utili non come preventivi ma come curativi. Ecco, cerchiamo di occuparci di questo problema e di avere le giuste attenzioni a questi farmaci, perché questi possono essere molto utili. Faccia un esempio. E non aspettiamo l'ultimo momento per fare gli acquisti. Un esempio. Mi fa un esempio di un farmaco che si muoverebbe subito. Gli anticorpi monoclonali, cioè questi prodotti che aiutano a evitare che il virus entri nelle cellule. Se non entra nelle cellule. Quella è un'altra grande questione, la ringrazio di questa cosa che ha lanciato, io ne continuerò a parlare perché monoclonali pare peraltro che nonostante vengano prodotti a Latina, perché gli italiani come ci ha ricordato Farinetti sono bravi, sono stati comprati ultimamente dalla Germania in grande dose massiccia, forse anche lì muoviamoci un filo, poi un giorno saremo qui a dire ma perché a noi non ce li mandano? Cosa? Sì, li hanno comprati per fare ricerca. Questo è importante, anche noi dovremmo accelerare questo tipo di ricerche, perché lo possiamo fare, basta volerlo. Siamo molto d'accordo con lei, come ben vedete da questa discussione è tutto collegato. Quante volte ho parlato qui della ricerca, del fatto che spendevamo poco in ricerca, sembravano discorsi astrusi, sembravano discorsi astratti, bene no, perché per far riaprire quei ristoranti la ricerca è importante. Tutto insieme, certo. Perciò bisogna avere una visione di paese. Allora, grazie Garattini, credo che sta arrivando anche il nostro amico Barisoni. Sento Claudio Borghi, poi voglio sentire su quello che è accaduto in piazza anche Farinetti, poi torno anche dalla Morani. Uno alla volta, siamo tanti, mi dovete perdonare e faccio quello che posso. Borghi, prego. Ma io partirei da quel è un disastro. Che almeno evitiamo anche di raccontarci cose tipo il governo ripartirà più forte di prima. Se non partiamo dai numeri, io ho visto nella prima parte della trasmissione, ha tentato, nonostante Toninelli cercasse di zittirla, la dottoressa Maglia ha tentato di riportare le cose sui numeri. Se noi siamo il paese che al mondo sta facendo peggio dal punto di vista dell'economia, e i dati erano in prima pagina sul Wall Street Journal di giovedì scorso, quindi non una fonte particolarmente sospetta, ecco. E noi siamo il più alto paese al mondo per numero di morti in proporzione alla popolazione, tranne piccoli staterelli, no? Ma diciamo degli stati grandi siamo i primi. Forse qualcuno ha sbagliato e ha sbagliato di molto. Per quello che riguarda l'economia, mi verrebbe da dire, l'errore principale è stato molto semplicemente di agire con enorme leggerezza contro la vita delle persone. Io sto parlando di questi ristoratori, per esempio. Se noi chiudiamo tutto, ma senza avere in mano uno straccio di studio inequivocabile che mi dice che chiudere alle 6 mi porta un risparmio di mi salva milioni di vite, ma allora evidentemente stiamo scherzando con la vita delle persone. Vi faccio un esempio che va in parallelo al discorso dei ristoratori. Prendiamo tutta l'industria della montagna, no? Con molta leggerezza si sono chiusi gli impianti di risalita, gli ski lift, le funivie, si è chiuso tutto il nord, no? Che d'inverno voi immaginate cos'è il peso dell'attività del turismo e della gestione della montagna. Benissimo, la Svizzera ha tenuto tutto aperto.
Se fosse stata una grande idea quella di chiudere tutti gli impianti sciistici in Svizzera, adesso ci sarebbe la strage, no? Qualcuno si è preso la briga di prendere i dati e vedere che cosa è successo in casa di questi pazzi di svizzeri che hanno deciso di tenere aperta tutta l'industria della neve? E vedrete che, guarda caso, in Svizzera i casi stanno scendendo ben più di noi. Quindi, se un paese fa una scelta diversa dalla nostra e funziona meglio, vogliamo ritornare a parlare di dati invece che dire semplicemente così, senza nessun appoggio scientifico, oppure solo perché l'ha detto il comitato tecnico scientifico, che può anche dire comunque Borghi, la verità è che guardandosi si può riportare in Europa, un po' non è che vediamo dati, situazioni granché risolte. Io vedo tutti i paesi molto molto piegati, molto in emergenza, molto in difficoltà. Mi scusi, però ci sono anche tanti esempi in giro per il mondo dove con molte meno restrizioni si sono ottenuti esattamente gli stessi dati. Se uno guarda come la produzione scientifica, ci sono tanti studi che dicono che evidentemente il lockdown così come è fatto non è la soluzione. Allora, ripeto, prendiamo l'esempio appunto, ma giusto per andare da piccole cose, prendiamo l'esempio della Svizzera. Perché loro hanno tenuto allora, gli impianti scusatemi, aperti io devo tornare in piazza. E non ci sono stragi? Ecco, ma sa dov'è normalmente però, scusi, sa dov'è normalmente il punto dove queste cose dovrebbero essere discusse? Si chiama Parlamento. Cioè, se ci fosse la possibilità di discutere in Parlamento di queste cose e magari di votare, ecco che sarebbe una cosa Parlamento migliore. Invece, sa di cosa abbiamo parlato prima di decidere? Niente, è caduto. Sì, allora, dopo si può dire rispetto a tutte le cose che ha detto Borghi, certo, che per educazione certo non definisco lei sciocchezze. Lei stamattina ha una posizione un po' complicata, ma io lo capisco perché deve rispondere a tante cose differenti, quindi è un compito arduo. Io devo salutare Sebastiano Barisoni, devo anche ringraziarlo per questo suo ultimo libro, Terra Incognita, che diciamo ha visto molto lungo, secondo me. E Sebastiano ci ha paragonati a dei marinai tramortiti imbarcati forzatamente in un viaggio senza alcun riferimento, diciamo che io mi ci sento parecchio così, devo dire la verità. Ciao Sebastiano, voglio sentire, adesso arrivo da te, però voglio sentire un commento di Oscar su quello che ha sentito finora, perché è tanto tempo che Oscar Farinetti non è qui con noi. Voglio sentire anche da lui questi pezzi di realtà, no? Quella realtà di quella piazza con sacrosante ragioni ma molto arrabbiata, il racconto dell'aspetto medico da Garattini, quello che ci dice la Morani, quello che ci dice Borghi, sto Parlamento che in realtà, adesso Borghi non ha finito la frase, ma insomma si è occupato molto del destino di Conte ultimamente, diciamo la verità, più che del nostro. Insomma, che idea si è fatto, Farinetti? Mi sono fatto un'idea, siccome noi operiamo in 18 paesi del mondo, in questo momento ci sono tutte le piazze piene di gente incazzata, è normale. E ci sono in tutti i paesi governati da governi più disparati, ci sono in Inghilterra, ci sono in America, ci sono in Brasile, ci sono in Germania, la quale per esempio è ancora indietro a novembre a pagare la cassa integrazione, ci sono dei problemi, la Merkel, che è una donna che io apprezzo di più al mondo, ho sbagliato a dire donna, diciamo il politico. Ah, ecco, perché io mi offendevo a quel punto, sarà un problema di donne. Che apprezzo di più al mondo, il 20 di settembre ha riempito gli stadi e poi si è pentita di aver fatto quello. Sì, la Svizzera non ha chiuso, ma ha chiuso la Francia, ha chiuso l'Austria. Insomma, se andiamo a vedere i casi dei vari stati, e per ognuno di questi, a seconda della nostra posizione politica, andiamo a prenderlo come esempio di malgoverno, perdiamo tutto il tempo a parlare di ste robe, invece bisognerebbe parlare di soluzioni. Vorrei dire ad Alessia Morani che ha ragione a dire che dobbiamo affrontare questi temi con più tranquillità, con meno parolone, dobbiamo star sereni e dobbiamo dedicare il tempo alle soluzioni, però voglio anche dirle che deve comprendere l'arrabbiatura pazzesca di questi ristoratori. La stragrande maggioranza di loro non si dà uno stipendio da febbraio dell'anno scorso. Non si dà lo stipendio. La maggioranza di loro si sono dissanguati ad anticipare la cassa integrazione per i propri dipendenti. E non so, magari un piccolo segnale, se i parlamentari italiani si fossero ridotto un po' lo stipendio,
a favore di questo. So che non sono grandi numeri, ma è un segnale enorme. Loro sono arrabbiati a parlare con delle persone che comunque ricevono il proprio stipendio pieno e loro non lo percepiscono da febbraio. Piccoli gesti che ha fatto il Giappone, la Nuova Zelanda, la Nigeria, la Bulgaria, la Grecia, Singapore, il Comune di Londra. Molti politici hanno fatto questo gesto, sarebbe stato bello. Quello che dobbiamo fare noi italiani, ed è per quello che prego Alessio Morani di avere molto, molto ben presente questo grande ristorazione, che se è un problema mondiale, per l'Italia lo è il doppio, il triplo, perché per noi è un'ossatura. Noi abbiamo l'enogastronomia più figa al mondo, più richiesta al mondo, abbiamo una struttura enorme, poi dobbiamo portarla nel mondo, dobbiamo farla ripartire subito. Troviamo delle formule anche un po' italiane, che risolvono il problema in fretta e non così burocratiche. È per questo che io propongo un ristoro, del 50% sulle decrescite del 2020 rispetto al 2019 da dare subito. Ci sarà anche qualche furbetto che ne approfitta, ma poi lo andiamo a beccare con autocertificazione e dare subito queste risorse a questi signori. E poi dobbiamo fare i vaccini, è l'unico modo per tenere di nuovo aperte, anche bravo. Qui, fantasia italica. Andiamo a chiedere alle nostre aziende di produrle. Mirta, una volta c'erano le barzellette, dove c'era quelle supernazionali, dove c'era l'italiano, il francese, l'inglese, l'italiano, oppure anche il napoletano. E l'italiano vinceva sempre perché aveva delle soluzioni strambe, originali. È decaduta anche quella roba lì. Ormai siamo più burocratici e più lenti, allora, come tanti altri paesi. Insomma. Io non mi lamento così del governo, dovrei essere incazzato anch'io, ma siccome guardo il mondo so che è molto difficile prendere delle decisioni in questo momento ed è molto facile per l'opposizione trovare dove sbagliano, ma sbaglia l'opposizione ad accanirsi su queste cose. Dall'altra parte ho notato che l'opposizione ha fatto dei progetti, li ha mandati, ecco, così bisognerebbe fare. Quindi, tre sì, sì, no, devo dire che alcune delle cose proposte all'opposizione sono state anche prese in considerazione e attuate, anche cose importanti, sinceramente. Vabbè, Detto questo, però, Morani, rispondiamo a Farinetti. No, Farinetti, allarghiamo lo sguardo e però, cavolo, muoviamoci. Tra l'altro, il tema dei vaccini, lo voglio dire, perché poi tu soutiens, dicono i francesi, Cottarelli ha detto la prima grande precondizione per l'economia, ed è vero, chi si vaccina prima, riparte prima, è ormai la competizione mondiale economica, e anche sui vaccini. Morani? No, non c'è dubbio che il vaccino è la nostra migliore arma per riuscire a far ripartire il paese in ogni senso, però noi diciamo siamo nella difficile posizione di dover tenere insieme la sicurezza sanitaria con la tenuta economica e sociale del paese. Io mi stupisco quando sento il collega Borghi che richiama esempi di paesi piuttosto che altri, perché la verità è che in questa pandemia tutti quanti ci siamo trovati a dover affrontare qualche cosa di assolutamente inedito e sconosciuto. Nessuno aveva una ricetta o una strategia. Tant'è che in Italia, dove tutti siamo coinvolti, a partire dal governo nazionale alle regioni, non credo che ci sia nessuno che non abbia commesso errori. E lo dico principalmente prima per il governo, se andiamo a vedere anche i governi regionali, non credo che ci sia qualcuno che possa dire di aver fatto tutto bene o di aver fatto tutto male. Secondo me interessa poco questo italiano. Dobbiamo dire cosa capita domani mattina. Questa è la cosa vera da dire oggi, a mio parere. Sì, no, però stavo rispondendo a quello che ha detto Borghi, perché Borghi ci ha accusato di non aver assunto il modello svizzero piuttosto che quello svedese o altri. Io sto dicendo invece la verità, e cioè che in Europa ciascun paese ha messo in campo le strategie che riteneva migliori. C'è chi ha fatto prima il lockdown come noi, chi l'ha fatto dopo come la Germania o la Francia, dicendo però che tutti noi dovremmo essere consapevoli che la nostra lotta è nei confronti del virus, non nei confronti delle regole per combattere il virus, a proposito insomma di tutte le restrizioni che ci saremmo... Scusa Borghi, io ti ho ascoltato in silenzio perché altrimenti non si capisce niente. Ma è caduta pure la linea. Queste restrizioni non è che le abbiamo disposte, diciamo, senza la consapevolezza dei problemi economici che poi dovremmo affrontare sulla base anche delle conseguenze che producono, però con la necessità di farlo per garantire una sicurezza sanitaria che evidentemente in altro modo non si riesce
a garantire. La Svezia ha ammesso di aver sbagliato la strategia proprio perché non ha assunto decisioni impegnative da questo punto di vista. Detto questo, domani che cosa succede? Succede che noi continuiamo a lavorare per i ristori, rispondendo anche a Farinetti, se ci avessimo 50 miliardi da dedicare immediatamente solo alla ristorazione, li avremmo già messi in campo. Il tema è che ci sono tantissimi settori che sono in crisi a causa della pandemia e con il prossimo ristori proviamo a superare, come vi dicevo, la logica degli Ateco per abbracciare quello della perdita di fatturato, con la consapevolezza anche questa volta che anche le risorse che metteremo sia per la cassa integrazione che per le altre cose non sono sufficienti e lo sappiamo. È stata onesta, ha detto sappiamo che dobbiamo fare ancora tanto, facciamo quello che possiamo. Mi scusi, mi chiedo una linea dalla piazza, la faccio parlare con, se ho capito bene, quel signore là è un fornitore di ristorante, come si chiama? Giuseppe. Esatto, Mirta, sono presente Giuseppe Arditi, un imprenditore milanese che lavora con 20, un grossista, lavora con 20 fornitori e mi diceva che non solo non ha percepito alcun ristoro, ma è anche dovuto anticipare dei soldi. Certo, certo. Abbiamo... Buongiorno Mirta, ecco, abbiamo dovuto far da banca ai nostri clienti, ci fa molto piacere ma non ne possiamo più purtroppo. E poi abbiamo anticipato anche la cassa integrazione. E questo è veramente difficile. Giuseppe, che vuol dire da banca ai clienti, per capire? Sì, dimmi. Perché le fatture che dovevamo pagarci a gennaio, febbraio, marzo, aprile non ce le stanno pagando. Speriamo ce le pagano in futuro e poi alcuni non ce le pagheranno più perché stanno chiudendo tantissimi clienti. Cioè i ristoranti clienti non pagano si te? Si prevede in Italia dai 30 ai 40 mila clienti. Certo, noi paghiamo le aziende che ci forniscono, poi vendiamo il prodotto al bar, al ristorante, all'hotel che poi non ci ripaga perché giustamente poverino è in grande difficoltà. Noi siamo in difficoltà perché facciamo da banca ai clienti, le banche non ci hanno tanto assistito. Scusami Giuseppe, in tutto questo siete invisibili rispetto al codice Ateco, capito bene? Non vi comprende il codice Ateco. Sì, poi non siamo stati inseriti come codice Ateco, tutti i grossisti sono stati dimenticati e chiediamo anche di, naturalmente di inserirci in modo giusto e corretto. Hai già capito, perché il problema grosso è quello, se ci mettono dentro nella filiera, sarebbe ideale farci sì nella filiera, quindi l'agricoltore, l'industria, il grossista, il barista e il ristoratore. Certo, mi pare che non fa una piega, onestamente. Poi, scusa, volevo sentire Barisoni, che ne pensi? Prego. Ma no, che ci sia un problema sui codici Ateco, che ci sia stato, è vero, ne abbiamo ricevuto segnalazioni non solo delle categorie della filiera, della ristorazione, ma faccio l'esempio anche del settore turistico, alcuni soggetti sono stati esclusi e le guide turistiche si stanno lamentando da mesi e quindi il governo deve andare a rimediare sui codici Ateco. Io capisco anche l'esigenza iniziale, qual era stata? Era stata di arrivare a un provvedimento più rapido possibile quando a ottobre si sono fatte le zone arancioni gialle e rosse e lì si è deciso andiamo in automatico con l'Agenzia delle Entrate che aveva lavorato meglio di altri. Adesso però sono passati 3 mesi, i codici Ateco vanno riaggiornati o meglio, secondo me si dovrebbe anche uscire da una logica di codici Ateco per andare su una logica di fatturati, guardare l'intero 2020 perché quello aprile che non ha più Oscar, senso ormai. Facciamo un ragionamento unico, quanto hai perso ti ridò la metà. Esatto, in questo modo tra l'altro si va a punire tra virgolette anche chi ha fatto molto nero gli anni scorsi perché questo lo sappiamo non può essere escluso. Ma in qualche modo indirettamente si va a dare un servizio più virtuoso a chi ha sempre fatturato o ha fatturato diciamo vicino all'incasso reale e invece resterà deluso chi ha fatturato di meno e ha fatto più nero. Però bisogna superare la logica dei codici Ateco perché sennò ci si perde. Andava bene in una fase emergenziale quando abbiamo dovuto chiudere di nuovo quasi improvvisamente a ottobre. Adesso bisogna andare ai bilanci del fatturato guardando l'intero anno anche perché alcune attività ad aprile del 2019 su cui si fa il raffronto fatturavano molto poco, altre paradossalmente fatturavano molto ad aprile 2019 e molto poco nel resto dell'anno e quindi vengono paradossalmente avvantaggiate. Occorre uscire da quella logica, certo tutto questo si può fare quando c'è un'azione di governo, quando c'è un'azione politica non e c'è mi dubbio. Sembra che il problema sia questo in questo momento. E questo è un altro gran bel problema, devo correre in pubblicità, poi torno anche da Borghi, mi dice Milluzzi che dovrebbe anche finalmente arrivare da lui la Binetti, che sono giorni che lo fa sospirare il povero Milluzzi. Torniamo subito con voi. Mondo Italiano. Mondo
eccoci qua. Borghi, torno da lei, perché insomma Farinetti ha detto delle cose interessanti a mio parere, no? Ha detto da una parte guardiamo anche gli altri paesi, non è vero che siamo sempre i peggiori, più sfigati, però dall'altra parte dice pure facciamo cose concrete, perché la gente ha bisogno adesso, adesso, quindi anche l'opposizione sia una opposizione costruttiva. Sembra quasi un invito, lui adesso di politica è un po' che non se ne vuole occupare, Farinetti, si è un po' disamorato, diciamo la verità, però insomma sembra anche un invito a dire questa fase non litigate, troviamo una soluzione, fate dei bei grandi governi con tutti dentro, non so se lo pensa, poi me lo dice se lo pensa, però insomma io l'ho letta anche un po' così. Borghi, prego. Ma più costruttivi di così, abbiamo appena votato lo scostamento, che se non l'avessimo fatto sarebbe subito caduto il governo, quindi ogni volta che c'è da avere dei provvedimenti che portano dei soldi nelle casse di gente che è stremata e non ce la fa più, l'abbiamo sempre fatto, quindi veramente più costruttivi di così non so cosa si possa fare, ma non è possibile dire stiamo tutti male, perché la politica è fatta di scelte. Le scelte possono essere, per carità, ex post sbagliate, giuste o cose di questo tipo, ma alla fine da qualche parte un bilanciamento ci deve essere. Io posso decidere, per esempio, come ho sentito prima, che si chiude tutti in casa, ma proprio tutti sbarrati, non si esce per un mese, però se scelgo di fare questo devo dare molti più soldi rispetto a chi invece decide di fare una cosa più, diciamo più leggera, no? Viceversa, posso decidere, rischio, virgolette, lascio aperta un po' la gente, allora a quel punto l'economia calerà di meno e dovrò metterci meno soldi. Non è possibile che però noi, per uno strano caso, siamo i peggiori per l'economia e i peggiori per i morti, perché allora vuol dire che qualcosa si è davvero sbagliato. E ripeto, prima è caduta la linea, ma lo dico adesso, se non avessimo avuto tempo di parlarne in Parlamento su che scelte fare, quindi responsabilizzare, così come chiede Farinetti, anche le opinioni dell'opposizione, capirei. Ma in Parlamento, e io che ci sono ve lo posso testimoniare, abbiamo passato una settimana, forse di più, per decreti clandestini, cioè per aprire le frontiere ai migranti. Una settimana per la legge contro l'omofobia, che per carità sarà in prima lettura, oltretutto sarà un tema importante, ma non mi sembra esattamente la prima cosa. Potevamo una settimana usare vacanza, perché non si può arrivare, non si poteva andare perché altrimenti c'erano rischi di cosa, e poi adesso siamo lì a seguire Ciampolillo, la Maria Rosaria, allora, Rossi o altre cose. Si fermi un attimo, che devo sentire al volo anche Oscar su questo. Che dice Farinetti? Lei pensa che dovrebbero cambiare tutti atteggiamento anche rispetto al futuro di sto governo? Non gliel'ho fatta una domanda politica, però è importante, perché tante cose dipendono da quello. L'economia non cresciamo dal 2016 e siamo stati messi male con tutti i tipi di governo, di centrodestra, di centrosinistra. Abbiamo un grande problema economico che è da affrontare, certo, ma non è sicuramente colpa di questo governo, anzi ve lo dice uno che non ha ricevuto ristori eccetera, dovrebbe essere incazzatissimo. Io non trovo che si sia mosso così male, sicuramente ha commesso degli errori, ma si sono sbattuti. Per quanto riguarda il numero dei morti, ahimè, vedrà che purtroppo, perché mi sento un cittadino del mondo, non solo italiano, non sono per prima gli italiani, sono per prima tutti, e vedrà che purtroppo ci saranno degli stati che ci scavalcheranno, perché noi abbiamo ancora il retaggio dei tantissimi morti della prima ondata, siamo stati il primo paese al mondo, del nord del mondo, colpiti. Adesso purtroppo in Inghilterra, in Germania, hanno dei numeri spaventosi. Dato che devo andare in pubblicità, le faccio una domandina secca, ma tra Renzi e Conte, lei chi butta dalla torre? No, nessuno dei due. Uno non lo butterei giù mai. Devono tornare insieme? Uno non lo butterei giù mai perché un mio amico gli voglio bene, che è Matteo Renzi, anche se magari non condivido magari un po' di robe. L'altro, comunque, a me sembra che si sia sbattuto, poverino, è stato messo lì un professore, è stato messo lì e anche adesso cerca di sbattersi il meglio possibile. Io manterrei un po' di calma, terrei in vita questo governo in qualche maniera fino a quando perché poi è chiaro che presentare una signora. Ma devono fare la legge elettorale e deve essere una legge elettorale
che preveda che chi vince, vince di sicuro, chi perde, perde di sicuro. Allora, e dare la possibilità a noi cittadini di esprimere la nostra preferenza. Allora, scusatemi, vedo che però è arrivata la Binetti, finalmente, dal povero Milluzzi che l'attende da giorni. Binetti me l'ha fatto disperare il mio Milluzzi, va bene. Farinetti ha detto che bisogna tenere in vita sto governo e ci deve pensare lei qua, Binetti. Paziente. Ma mi deve spiegare che decisione ha preso, che io aspettavo. Guardi, la decisione. Rimanga lì, sia buona la pubblicità. No, no, vabbè, ma... Fammi spiegare la sua decisione. Cruciale. Ma pubblicità, torniamo subito. Mambo Italiano. Mambo Italiano. Sotto corona. Tu qua devi commentare di tutto. Qua ci sta la polizia che va a piazzare il popolo, che non vuol far arrivare i manifestanti a Montecitorio dove vogliono andare i ristoratori. Abbiamo Paola Binetti che ci deve dire una cosa molto importante, perché hanno appena finito una riunione importante per prendere una decisione abbastanza, devo dire, cruciale ai fini del futuro del governo. Quindi tu, ahimè, sì, ma poi breve ma intenso. È una conferma che c'è freddo e vento il collegamento, quindi ci sbrighiamo e facciamo tornare al caldo. Allora, qua ancora qualche pioggia oggi che interessa il nord e in parte il centro, però la tendenza, guardate, nella seconda parte della giornata tende a migliorare, almeno in Toscana per esempio, restano piogge moderate fra il centro e il sud, però questo miglioramento prosegue nella giornata di domani, perché domani migliora anche sulle regioni del centro, a parte il versante adriatico che avrà ancora qualche pioggia. Restano piogge di una certa consistenza fra Calabria e Sicilia. Nella giornata di mercoledì si attenuano ovunque questi fenomeni. Restano deboli o moderate piogge, Sicilia settentrionale e ancora in parte fra Abruzzo, Molise e Gargano, però nel contesto... Poi domani mi spieghi meglio. La situazione è più stabile e le temperature tendono a risalire un po'. Risalire. Questo Paola Binetti sarà contenta, che avrà preso un bel freddo a stare lì fuori per colpa mia. Allora, prima di arrivare dalla Binetti, giusto al volo, mi dice, però Claudia, in un secondo mi devi dire che sta succedendo a Piazza del Popolo con i ristoratori. Al volo è finita la manifestazione, molti di loro hanno provato a imboccare via del Corso per dirigersi verso Montecitorio, però vedi che le forze dell'ordine, c'è un triplo cordone alle mie spalle, li hanno bloccati. Adesso è arrivato Paolo Bianchini a provare a calmare un po' gli animi, loro volevano andare a protestare sotto il Parlamento e per il momento sono stati bloccati. Tienici aggiornati. Allora, Paola Binetti, salve senatrice. Sapevamo che lei stava prendendo una decisione. Prima informazione importante. Mi dica. I ristoratori sono in Piazza del Parlamento. Li possiamo far vedere? Ristoratori sono in Piazza del Parlamento. Sono arrivati. Il Dakota Pub di Padova è qui di fronte a noi. Sono arrivati. Quattro ristoratori. Quindi tranquillizzi che la protesta è arrivata al Parlamento. Benissimo, adesso sì, capiremo qualcosa in più. Sono quattro illustratori con una... È il primo gruppo, adesso arriveranno gli altri. Allora, la notizia è molto semplice, quella che vi devo dare. Non è cambiato nulla nel quadro politico di questo paese in questi giorni. E ovviamente noi che abbiamo votato no alla fiducia, che voteremo no alla relazione di buona fede, in questo momento restiamo nell'area del centrodestra. Del Conte Ter di cui si sente parlare non sappiamo nulla, non sappiamo che fisionomia assumerà, non sappiamo quali valori progettuali deciderà di portare avanti, non sappiamo se veramente si concentrerà sulle cose essenziali che sono per noi la salute dei cittadini, letta attraverso anche la reimpostazione del piano vaccini, ma ci abbiamo gli ottantenni che sono ad alto rischio, a cui avevamo promesso una vaccinazione ad horas. E non sappiamo cosa succederà sul territorio sociale. Senatrice, mi faccia capire meglio, mi perdoni. Due domande da fare. La prima, non ci sono stati contatti. In questo momento restiamo nel centrodestra. Non ci sono stati contatti, quindi, con Conte? No, personalmente non li ho avuti. L'ho già detto e lo ripeto. L'ho detto e lo ripeto con grande sicurezza, perché è una verità. Senatrice, dato che io ho letto molto attentamente la sua intervista di oggi, che è molto interessante peraltro, le chiedo una cosa, ma perché lei possa rivedere, cioè perché voi possiate rimettervi a ragionare su una possibilità di appoggio,
è importante che si arrivi a un Conte ter nella misura in cui Conte deve andare al Quirinale, deve rassegnare le dimissioni, sì, e poi si riapre la partita? Esattamente così, ma così sapremo che cos'è il Conte ter, perché adesso chi lo sa che cos'è il Conte ter? Nessuno. Potremmo fare un'azione di sostegno a un soggetto che fino adesso ci ha visti dall'opposizione, a cui finora abbiamo sempre negato la fiducia. Dicci chi sei, che cosa sarà il Conte ter, e allora ne riparliamo. La nostra fiducia è tutta nel Presidente della Repubblica. Okay. La nostra fiducia è tutta in Mattarella, che, okay, saprà individuare una soluzione che, a mio avviso, però non può passare per le elezioni, perché il Paese non se lo può permettere. Questa è una mia idea del tutto personale. In questo momento noi nel centrodestra e con un no chiaro e determinato alla relazione Bonafede. Brava senatrice, i democristiani solito non, grazie, parlano chiaro, lei è stata chiarissima. Caro Michele Emiliano, buongiorno, bentrovato, presidente della Regione, buongiorno, Puglia. Mi buongiorno, pare che la Bindi ci ha spiegato, va bene, a me va benino, cerco di stare dietro a tutti questi disastri qua, insomma faccio un po' di fatica, devo dire, in questi giorni, però immagino che lei sta dietro a cose ben più complicate, perché oltre a essere, se ho capito bene, il grande manovratore in Puglia di una truppa contiana che grazie a lei sta prendendo forma, io così ho capito, c'ha pure tutte le cose concrete da occuparsi della sua regione, quindi immagino che anche per lei sono giorni. Ma perché ride? Tutti dicono che meno male che c'è Emiliano, che lì mette insieme i contiani, come si chiama, la cosa pugliese, la soluzione pugliese. Ma queste cose dove le dicono? A Roma? Sì, le dico la verità, circolano parecchio. È una città straordinaria. Capito. Che normalmente ha una visione irreale dell'Italia. Nel senso che a Roma tutto essere, quello che succede da noi... Lei dovrebbe essere il fondatore del partito di Conte, secondo i rumors qua. Ma io ovviamente smentisco totalmente questa ipotesi, nel senso che non esiste nessun partito di Conte, per quello che posso immaginare. Esiste l'Italia, che esiste la Puglia, esistono le regioni. Ho appena finito una riunione con i presidenti del Mezzogiorno. Noi abbiamo finalmente varato il coordinamento delle regioni del Mezzogiorno per la discussione sul Recovery Fund, e noi faremo una battaglia molto dura a difesa delle regioni del Sud e dell'Italia, perché un Sud che dispone dei finanziamenti che gli spettano per il futuro serve l'Italia, serve all'Italia e serve anche al Nord, perché il Nord potrebbe, con lo sviluppo del Sud, crescere molto più in fretta. Guardi, dopodiché, testimone... nella miriade di cose che abbiamo da fare, il fatto che a Roma si parli solo di governi bis, ter, centrodestra, centrosinistra, a noi sembra davvero che siano su un altro pianeta. Questa è l'impressione che hanno, credo, capito, tutti gli italiani, uomo, e che abbiamo anche noi. Come lei pensa, lei è un uomo di peso, sì, in tutti i sensi, anche dentro il PD, che è il partito che deve capire se mollare Conte o se, certo, continuare a sostenerlo. Allora, io la cosa che ho capito abbastanza bene in queste ultime ore è che tutto il mondo sta dicendo a Conte, sì, di avere il coraggio di andare al Quirinale, di metterti, rimettere il mandato nelle mani del Presidente della Repubblica, e dopo di quello si discute, perché se tu pensi di andare mercoledì o giovedì, quando sarà, al voto su Bonafede, che è un voto bello complicato per un gran pezzo di paese che si definisce orgogliosamente garantista, con i numeri presi così nelle riunioni delle stradine vicino al Parlamento, non si va da nessuna parte. Anche lei è convinto di questo? Poi la faccio anche salutare Farinetti, perché Farinetti, devo dire la verità, è un estimatore dei prodotti pugliesi, lo posso garantire, adora la Puglia e i suoi prodotti, quindi poi vi faccio anche salutare. Però prima mi risponda su Conte. Ma innanzitutto Conte credo non abbia alternative in questo paese, è l'unica personalità alla quale gli italiani in questo momento sono attaccati per capacità politica e anche per integrità, perché riesce a incarnare quella tradizione italiana che va verso il futuro. Naturalmente Conte ricorda quel film bellissimo con Bisio, dove Bisio diventa Presidente della Repubblica per caso, e diventa immediatamente però il riferimento di tutti gli italiani. È accaduto questo a Conte. Si chiama Benvenuto Presidente, è un magnifico film.
sembrava esatto. fantascienza, è un magnifico invece film accaduto. Che mi è piaciuto tantissimo. Invece è accaduto sul serio e questo legame tra Conte e gli italiani va salvaguardato da parte di tutti. Non va, non deve determinare invidie o timori da parte dei soliti professionisti. Questi sono annidati un po' ovunque, in tutti i luoghi, nella destra, nella sinistra, nel Movimento 5 Stelle. Però scusi, lei mi ha detto che sono, sono chiacchiere romane, amaro. Ma lei mi pare parecchio contiano, così a occhio. Dal punto di vista istituzionale sono, credo, uno di quelli più convinti della utilità del Presidente del Consiglio Conte per la Repubblica Italiana. Dopodiché, di qui a fondare un movimento politico ci passa il mare, nel senso che non credo che questa sia un'idea che passi dalla testa pratico, di Conte, mi deve fare il passetto mia. Successivo. Come fa Conte a trovare i voti? Bisogna aprire il dialogo con Renzi, per esempio? Cioè, dove si va a parare? L'unica, è l'unica. Premesso che io non sono proprio bravissimo nei corridoi di palazzo, anzi devo dire che è il mio punto debole, quindi che io possa dare consigli a Conte su come gestire i corridoi romani, diciamo che io sono più bravo nelle elezioni, nel senso che riesco a dialogare direttamente con le persone, poi costruisco dei progetti politici assieme. Quelli sono indizi, però sono tutti indizi. A centinaia di altre persone. Cioè, se Conte fonda il partito, poi i voti glielo trovo io, non debba avere Emiliano. Paura. Dico, Conte non deve aver paura delle elezioni. Nel senso che deve pensare, questa è la mia personale convincimento, che se tutti stanno facendo di tutto per farlo cadere, se Conte dovesse decidere di guidare una coalizione dove ovviamente deve essere presente il Partito Democratico, il Movimento 5 Stelle e tutti coloro che la pensano, diciamo, più o meno come me, io penso che Conte le elezioni non le vince, le stravince. Quindi deve avere coraggio di affrontare la questione parlando al popolo italiano, non solo ai corridoi della politica. Okay. Questo vale per i cosiddetti responsabili, ma vale anche per i renziani di ritorno. Sono tutti benvenuti, perché quando si costruisce un progetto politico nuovo, e io l'ho fatto tante volte, bisogna stare con le braccia aperte e chiedere con chiarezza di aderire al progetto, non tanto alle persone. Se Conte ci presenta il suo progetto, lo presenta agli italiani, se riesce a convincere i deputati e i senatori, meglio. Se non ci riesce, si va a votare e probabilmente allora, è la soluzione vera. Breve commento di queste parole di Emiliano, di Barisoni e di Farinetti. Scusate, i tempi sono brevi oggi. Mi sembra chiaro che l'ipotesi elezioni resti sempre più sul campo e si rafforzi. Con la tentazione, in qualche modo Emiliano lo faceva capire, del Premier di andare a vedere il peso politico a questo punto anche sul territorio e sull'elettorato. Da quello che risulta a noi, in realtà Emiliano lo sa meglio di noi, il PD sta cercando in tutti i modi, una parte del PD, di riportare a ragione uno scontro che anche, io l'ho definito uno scontro quasi psicanalitico tra Renzi e Conte, perché va oltre lo scontro politico. E quindi vedere se si riesce a riportare dentro, riaprire il dialogo tra Italia Viva e il PD, eventualmente anche con un Conte Ter. A me sembra abbastanza chiaro che a questo punto il Presidente del Consiglio però non possa rischiare di andare a un accaporetto in tema giustizia. Meglio farebbe a salire il Quirinale. Però è interessante quello che diceva Emiliano, perché mi sembra che stia prendendo corpo comunque l'ipotesi di una cifra politica ed elettorale del Presidente del Consiglio, allora, non solo più garante dell'alleanza. Sentiamo Farinetti, non so se è un bravo psicanalista, cioè può dare la mano con Conte e Renzi. Intanto devo dirle che Emiliano è molto meno di peso perché è visibilmente dimagrito, evidentemente fa la dieta e quindi sono psicologicamente con lui, perché fare la dieta in Puglia è molto più dura. Oscar mi conosce troppo bene, riesce a fotografarmi. La dieta in Puglia è molto dura, con i cibi che ci sono. Secondo, durissima, ci vuole il lockdown per fare la dieta. Io metterei grande realismo in questa cosa. Io ho l'impressione che nessuno voglia andare a votare. Nessuno, secondo me neanche il centrodestra. Ho l'impressione che non si possa fare governo di unità nazionale, perché la credine ormai è fortissima e non si può fare, quindi l'unica soluzione è cercare di andare avanti con un governo. E io non cambierei tanto i ministri chiave, proprio perché ci hanno preso la mano dopo magari qualche errore, adesso stanno
puntando la via giusta. Ricominciare da zero, ragazzi, in piena pandemia, credo sia assolutamente sconsigliabile. E quindi bisogna tirare avanti un annetto, fino magari un anno e mezzo, fino alle prossime estate, finito il semestre bianco, che il Covid sia stato sconfitto, perché lì bisogna concentrarsi e poi, come dice Emiliano, si va a votare. Si va a votare, attenzione, però bisogna fare la legge elettorale, bisogna fare una legge elettorale prendendo tra le tre leggi elettorali delle tre istituzioni che abbiamo la migliore, che è quella dei sindaci, che è molto semplice. Allora, play-off, alla fine vince uno, l'altro perde, diamo anche le preferenze noi che ci hanno impedito di darle ormai da un'elezione o due, si fa. Chiudo dicendo che suggerisco a tutti di leggere il libro di Sebastiano, Terra Incognita, perché lui traccia una mappa che è per l'economia, si potrebbe copiare il suo metodo per fare una mappa sulla politica e per arrivare a delle conclusioni semplici che siano realiste, che tengano meno conto. Allora, questo è un bel invito. Casini personali. La porta di Sebastiano è aperta per chi volesse tracce sulle mappe. Nel frattempo, però, leggete il libro, sono d'accordo. Scusatemi, devo andare in pubblicità anche di corsa. Emiliano, però dobbiamo parlare un momento di vaccini o lei, perché se ho capito bene, la Puglia è uno dei luoghi dove più questo scandalo inaudito di tante dosi di vaccino fatte non al personale sanitario è successo. Quindi ne vorrei parlare un secondo con lei. Pubblicità e torniamo subito dal presidente Emiliano. Mambo, essermi espressa male, perché poi Emiliano con la sua Puglia è un leone, non è un caso pugliese, è un caso nazionale molto molto grave a mio parere, perché sono quasi 400.000 dosi che non sono state fatte al personale sanitario, quindi una percentuale enorme dei vaccini già fatti che ammontano a quanto sono in tutto adesso? 1.300.000? 1.300.000, esatto, 1.300.000, e quindi è un gran caos e caso nazionale. Però ho letto che per esempio anche in Puglia la procura di Bari, NASA se ne stanno occupando. C'è una cosa che la preoccupa, Emiliano? È una brutta storia. Beh, innanzitutto ce ne stiamo occupando noi, me ne sto occupando io. Volevo ricordare a coloro che immaginano di avere compiuto delle irregolarità che si tratta di un reato grave, è un peculato, cioè un'appropriazione di beni pubblici in maniera illegale. È una, se non mi ricordo male, è punito da 3 a 10 anni di reclusione ed è consentita la misura cautelare e si va in galera per peculato. Quindi non è una cosetta tornato da nulla. Magistrato, Emiliano. Non vorrei che qualcuno non avesse chiaro la gravità del fatto. È chiaro che noi abbiamo vaccinato due comunità, il sistema sanitario pubblico e privato e le cosiddette RSA, le residenze sanitarie degli anziani. Tutti coloro che accedono a queste due comunità sono stati vaccinati, compresi i manutentori, compresi i frequentatori abituali. Si aggiungeranno adesso rapidamente anche tutti i medici non operanti dentro queste due comunità, per esempio gli odontoiatri, ed è possibile che ci siano degli equivoci, perché per esempio se uno ha vaccinato un impiegato dell'ASL è regolare questa vaccinazione, perché siccome è un ambiente certo sanitario dove c'è il contatto con i medici, abbiamo vaccinato tutti e questo è secondo le regole. Ma se qualcuno, come mi pare sia accaduto per esempio in Puglia, ha fatto vaccinare la moglie di un medico che lavora nell'ASL, ne pagherà le conseguenze. Questi accertamenti sono in corso, però onestamente i casi che noi abbiamo in Puglia sono un numero minimo rispetto alla generalità. In ogni caso, anche solo se prendi una sola fiala, ma il reato è sempre lo stesso, non è che cambia la pena. Allora, domani ce ne occupiamo, perché è una questione che riguarda anche il dopo, naturalmente. Perché quelli che hanno fatto la prima fiala non dovendola fare, poi la seconda che fanno? Gliela fai fare, così hai buttato le fiale. Cioè, è un gran problema. Però, caro Emiliano, dovrà tornare a trovarmi presto, perché sarò troppo breve oggi. Abbiamo ancora un sacco di cose da raccontarci. Come le ho detto in altre occasioni, sono sempre a sua disposizione. La ringrazio, questo mi riempie di gioia. Spero che questo pensiero è condiviso da Oscar Farinetti, che rimarrà anche lui a mia disposizione a lungo. Arrivederci, certo. Oscar. Grazie e mille. E da Sebastiano Barisoni, che oggi abbiamo avuto un incontro, diciamo, breve, ma sarà più lungo il prossimo. Caro Sebbi, pubblicità, vedetevi tutto il resto della 7, io torno domani mattina. Ciao ragazzi. Mambo!